Signori, buonasera, buonasera, stasera è quel giorno, è quella sera. È quella sera. È quella sera, signori, perché questa sera, prima puntata eccezionale di Love Games, il gioco dell'amore. No, non siamo soli, Luca c'è, non lo vedete perché questa sera abbiamo voluto fare le cose in grande. Perché dietro questa ruota, che poi capirete cos'è, c'è un uomo e adesso ve lo faccio vedere, ve lo faccio salutare perché sarà il protagonista insieme alle nostre fantastiche ragazze di questo format. Di tutto ciò che succederà. Buonasera a Luca. Ma benvenuti. Applauso. Sono qua seduto, un uomo pieno di speranze. Pieno di speranze, anche pieno di panza, perché comunque quella camicia sta per scoppiare. diciamolo. Panza e speranza. Aspetta che apro l'altra cam. Come vedi, là sotto ci sono quattro riquadri, perché ovviamente sei qui per trovare l'anima gemella. Esatto. Ascolta, sì, volevo chiederti. Innanzitutto voglio specificare una cosa a tutti. Sì. Io non so nulla. Non ho visto nessuna ragazza, quindi il primo impatto sarà reale, che io sono all'oscuro da tutto. Sì, adesso lo spiego. Allora, cos'è successo? Da dove nasce l'idea di questo format? Nasce dall'idea che, come sapete, Luca è andato a primo appuntamento. L'appuntamento non è andato bene e io già l'anno scorso, per chi c'era, dissi: cazzo, sarebbe bello fare un format su Twitch di appuntamenti al buio. Poi ho scoperto che comunque è uno di quei format che fanno un po' tutti. Abbiamo voluto fare una cosa diversa, particolare, e stasera scoprirete cos'è, perché è un appuntamento al buio misto a un quiz, un gioco, il gioco delle coppie, non so se vi ricordate tanti anni fa perché è grandicello come me. Quindi sarà una cosa strana, la testiamo insieme a voi perché è la prima volta anche per noi. Tra l'altro voi siete anche protagonisti perché ci saranno cose che potrete votare le ragazze, dare dei punti. Ecco, cosa succede stasera lo andiamo a spiegare. Come vedete, ci sono quattro protagoniste insieme a Luca stasera, sono Sonia, Chiara, Silvia e Miriam, che tra un po' scopriremo, e cercheranno di rimorchiare il nostro buon Luca attraverso cinque giochi. Li andremo a scoprire insieme durante la serata, sono cinque giochini molto divertenti e in alcuni di questi voi potrete mettere lo zampino, perché potrete votare, potrete decidere di che argomento parlare. Proprio qua attraverso la chat, esatto, con dei sondaggi, esatto, che troverete in alto. Il buon Luca non sa assolutamente una mazza, esatto, perché cosa è successo? Io qualche settimana fa ho chiesto in live attraverso i miei social di mandarmi le candidature per Luca, ovvero chi voleva conoscere Luca attraverso questo format. Mi sono arrivate 200 richieste, circa 200 richieste, e di queste 200 spulciare, sì, tutto. Ne ho scelte poi 20. Questa sera partiamo dalle prime 4, ok? Siamo caldi? Io sono caldissimo. Allora, come si sa, io sono un amante delle sigle. Questa volta devo dire che ho fatto una cosa easy perché bisognava fare speed. Ma sì, ma poi ormai l'attenzione, la soglia di attenzione è più bassa, quindi servono cose veloci. Esatto, però ce l'abbiamo fatta, e quindi dichiaro ufficialmente aperto gli Hunger Games, no. Dichiaro ufficialmente aperti i Love Game. Allora, primo gioco, signori, ve lo vado a spiegare molto 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 facile. Ovvero, abbiamo preso l'idea di The Voice, quindi Blind Audition. Abbiamo anche la sigla per ogni gioco perché abbiamo fatto le cose in grande. Blind Audition, cosa succederà? Adesso ogni ragazza avrà un minuto di tempo per presentarsi una alla volta, ma non vedremo il suo volto, quindi ascolteremo solo la voce. Luca ascolterà solo la voce. Al termine di tutte le quattro presentazioni, Luca darà un voto a la voce, o comunque la presentazione che ha preferito, okay? Ok? Ripeto, in questo gioco ci saranno dei punteggi, verranno assegnati dei punteggi. Alla fine le due ragazze che avranno il punteggio più alto, tra quelle due ragazze Luca sceglierà quella che poi, non l'ho detto, Porteremo in finale, perché faremo un appuntamento finale che ancora non sappiamo come. Noi vorremmo tanto farlo dal vivo, magari quando si potrà, nell'estate, adesso vedremo. Quindi ogni puntata ci sarà una vincitrice che rincontreremo nella finale, ok? Va bene. Allora, abbiamo il primo gioco, si chiama Blind Audition, abbiamo la sigla, io la sparo. Andiamo a scoprire la voce, la presentazione, lei si presenterà, è Sonia.
Sonia, apri il tuo bellissimo microfono. Buonasera. Ok, cara Sonia, hai un minuto di tempo per presentarti al nostro caro Luca. Allora, buonasera, ciao Luca, mi chiamo Sonia, sono una siciliana trapiantata a Milano, ho 26 anni, prossime 27, quindi sono in piena crisi di un quarto di secolo più uno, quasi due. Sono un'illustratrice, ex apprendista tatuatrice, studio cosmetologia e dermatologia, faccio parte di alcune associazioni di volontariato per la sensibilizzazione di CA, direi che cazzo hai detto, ma su Tinder fa un sacco di bella figura, comunque non è il caso. E fatto sta che per tutte queste cose è abbastanza palese che io non trombi, quindi diciamo che l'unica cosa positiva e l'unica carezza che mi viene concessa dalla vita, i clisteri che la vita stessa mi propone giornalmente, e che dire? Beh, abbiamo già una cosa in comune, neanche io trombo. Mi manca qualcos'altro? Ah, cosa? Pensavo i clisteri erano una cosa in comune. Ah, era una cosa in comune, no, clisteri. Le purghe che la vita ti propone giornalmente, sì. Va bene, grazie. Devo dire, è una prima presentazione degna di, mi è piaciuta di essere la prima. Esatto, sì. Molto interessante. Bene. Sonia, ti chiedo di mutarti, ti richiamerò tra pochissimo. Voi chat, comunque, iniziate a scegliere quale sarà la vostra preferita, perché giocate un po' con Luca, giocate insieme a noi. Seconda ragazza abbiamo Chiara. Ciao Chiara. Buonasera. Anche tu hai un minuto di tempo per presentarti al nostro caro Luca, che inizia a sudare. Perfetto. E siamo solo alla seconda. Non è l'unico a sudare, eh? Buonasera, vai. Io ciao. Mi chiamo Chiara, ciao Luca, sono agitatissima, comunque ho 23 anni, ho 23 anni, sono di Novara, sono per metà piemontese e romana, però vivo a Novara fin da quando sono nata. Faccio la picherista e ti domanderai che cavolo è. Ma qui è il quiz per me questo. Che cos'è? No, non ti preoccupare. Niente, praticamente presente gli ordini online della spesa? Io faccio gli ordini online per la spesa. Ah, ok. Ottimo, quindi niente, faccio questo. Però in realtà il mio obiettivo è fare la sarta, perché ho il diploma di moda e quindi è quello che io vorrei fare. Ah, ok. Vabbè, niente, hai ancora 23 anni, quindi puoi ancora raggiungere sicuramente il tuo sogno. Sì, ma 23 fatti da poco e 23 vissuti male, visto che non ho un uomo da più di un anno, e quindi ti comprendo quando si dice che non scopi, ti comprendo pienamente. Vabbè, un'altra cosa in comune. Stop. Sì, devo ancora imparare le telecamere, eccole. Prima qua. Cambi telecamera, poi parliamo. Sì, scusami. Non fare la disponica, che qua c'ho un sacco di cose. Io mi farei un applauso. Comunque, voglio aiutare. Perché è veramente difficile qua gestire. Sì. Siamo impazziti. Ringrazio anche i nostri moderatori che ci hanno aiutato attraverso queste settimane di prove impossibili. Se vi sta piacendo, è tutto merito anche vostro. Va bene, caro Luca, non ti chiedo le sensazioni, te le chiedo alla fine. Okay. Vedo già in chat che danno i voti alle voci, tutto molto interessante. Noi però dobbiamo andare avanti perché i nostri tempi sono stretti, io voglio un ritmo forsennato, non vai, come vai, Sanremo, vai, voglio un ritmo forsennato, quindi Silvia, la nostra terza ragazza, ciao Silvia, anche per te, un minuto per presentarti al nostro caro Luca. Vai. Ciao Luca, mi chiamo Silvia, ho 25 anni, sono brasiliana e vivo a Roma da 21 anni, sono una fotografa e organizzatrice di eventi e matrimoni. E però in questo momento sono ferma non per il Covid, ma per una malattia di cui soffro, che è l'endometriosi, quindi sto tra visite e operazioni varie. Nel tempo libero mi piace stare in compagnia dei miei amici, andare a fare le foto in giro, e però mi dedico anche dei momenti da sola, in solitaria, perché secondo me fa sempre bene prendersi un momento per sé. Bello, mi piace questa presentazione. Te lo dico dopo cosa mi è piaciuto? Sì, sì, mi devi dire tutto dopo. Adesso è più... parlano loro. Non è che devi essere sempre così egocentrico comunque. Chiedo scusa. Devi dire ancora qualcosa, Silvia? Se no noi andiamo avanti. Sono fondatrice di un progetto Body Positive da 3 anni a questa parte. Mi dedico molto sul sociale, quindi... mi dico tra lavoro e sociale, fondamentalmente zero vita sociale a parte, zero totalmente, mi dedico a queste cose. Caro Luca, io ti vedo teso. No, sto pensando. È difficile scegliere. Difficile scegliere. Abbiamo un'altra fotografa a parte me. Attenzione. Io spero di aver assortito bene le puntate. È stato veramente difficile scegliere. Spero di essere stato bravo. Detto questo, chi si loda si imbroda.
Andiamo stasera avanti. Sono caldissimo, andiamo avanti. Abbiamo con noi la quarta e ultima ragazza di questa sera, si chiama Miriam. Ciao Miriam. Ciao, anche per buonasera te, un minuto tutti. Di tempo per presentarti con Luca. Ciao Luca, allora io sono Miriam, ho 27 anni, tra qualche mese 28, sono per metà napoletana, per metà di Cerignola, provincia di Foggia, sono cresciuta in Basilicata e attualmente vivo a Bari, in pratica sono un fritto misto ma tutto del sud. Faccio 3.000 cose nella vita, attualmente faccio la cameriera in un ristorante giapponese, faccio la segretaria per l'associazione di teatro della quale faccio parte e collaboro con un'app, visto che non ci si può esibire dal vivo, facendo live in cui prevalentemente canto. E sto preparando il prossimo spettacolo teatrale e sono talmente sfigata in amore che tutti i miei personaggi a teatro vengono frenzonati, esattamente come me. Ah, ok. Bene. Allora, caro Luca, sì. Arriviamo al momento, al primo momento difficile, ovvero... adesso tu dovrai scegliere. Mi sono scordato una cosa molto importante. Giusto. Adesso dobbiamo andare a ritroso, ovvero la vincitrice me la devi dire per ultima. Andiamo quindi da, diciamo, l'ultima in generale. Comunque scarta le tre che... o le due, a sto punto lasciamo le due che ti sono piaciute meno, e mi devi dire anche un po' come te le immagini, perché poi le andiamo a scoprire. Ok? Ok. Quindi mi fai il nome. La prima che scarti, in teoria, di questo primo gioco, ricordo. Perché nessuna verrà scartata fino alla fine. Tutte sono in gioco, fino alla fine. Che brutto mestiere. Sì. Abbastanza. E vai, di nuovo la manica, guardalo, come primo appuntamento. Sono stressato. Sì. Allora. Anch'io. Scarto... Sonia, Chiara, Silvia, Miriam. Sì, Sonia, Chiara, Silvia, Miriam. Scarto Sonia. Sonia. Sonia, come te la immagini? Allora, secondo me... Sai cos'è? Voglio spiegare anche il motivo per cui l'ho scartata. Sì, dimmi tutto quello che vuoi. Ho sentito un po' troppo impostata, come se stesse leggendo qualcosa che si era scritta. Ok, adesso scopriremo se ha un leggio davanti. Quindi questo è il motivo, però come te la immagini? Bionda, me mora, immagino... castana, rossa, blu? Mora. Va bene. Allora Sonia, sei la numero uno, sei la prima... È anche la prima a essere scoperta, quindi mostrati al mondo, cara Sonia. Vado? Vada. E ciao Sonia. Ciao. È Mora. Beh, Mora è Mora. Ci hai preso. No, comunque non ho un leggio. È che è una giornata che mi ripeto sempre le cose, no? Quindi si è un po' impostata, hai ragione. Okay. Ho sentito un po'. Vabbè, una si deve preparare un attimino, per non fare figuracce, su, dai. Va bene. Sonia avrà tempo di recuperare. Adesso mi devi dire la seconda ragazza che ti è piaciuta un po' meno. Chiara. Come te la immagini, Chiara? Lei è bionda, secondo me. Lei è bionda, Chiara è bionda. Vediamo se Chiara è bionda. Bene, Chiara, smutati, no, ma... Fatti vedere. No. Eccola qua, è tutto tranne che bionda. Niente, non ci azzecchi neanche a pregare. Ciao Chiara, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Siamo rimasti con Silvia e Miriam. Silvia e Miriam, mi devi dire tra le due quella che ti ha colpito di più. Silvia? Vince Silvia, attenzione. Quindi Silvia, aspetta un attimo, scopriamo Miriam. Vai Miriam. Vado? Vada. Buonasera. Ciao. Miriam. La rossa ce l'abbiamo, vagamente rossa, castano scuro? No, sono rossa. Rossa, la luce, ok. E abbiamo la nostra vincitrice, ovvero Silvia. Vai Silvia. Ciao. Ed eccola qua. Ecco. Buonasera a tutti. Quindi vado a dare il nostro primo punto ufficiale di Love Games, non a Sonia perché purtroppo non ha vinto, stavo sbagliando, ma a Silvia. Che culo. Cosa ti ha colpito di Silvia? Allora, delle quattro è quella che ho sentito con la voce un po' più tremante, quindi ho sentito quell'emozione rispetto alle altre tre, l'ho sentita di più, è vero. Quindi mi è piaciuta questa cosa. È vero, visto concordo. Che delle volte essere timide è la marcia in più che ti dà per vincere. Perfetto, allora, primo punto per Silvia, ma attenzione, la serata è lunghissima. Io partirei a stecca, andrei subito verso il secondo gioco. Ma lo spiego brevemente o mando già la sigla? Ma magari mando la sigla, perfetto, sigla. Era molto facile il gioco perché quanto mi conosci, ovvero
Ora cosa succederà? Vi farò delle domande sul nostro caro Luca. So che siete qua per conoscerlo, ma se siete qua un po' lo conoscete, cioè sapete chi è. Sonia si sta già ubriacando. Sì, Sonia è già ubriacando. Ragazzi, non importa, non importa, è giusto così. Una gioia, vi prego. Vi andrò a fare delle domande, tre domande a testa su Luca. Domande inerenti alla sua vita, alle cose che gli piacciono. Ovviamente ogni risposta esatta sarà un punto e alla fine di questo gioco, ovviamente chi avrà fatto più punti sarà fortunata, bravissima, e avrà conosciuto qualcosa del nostro caro Luca. Certo. Va bene. Anche qua andiamo in ordine. Apro il fantastico tabellone delle domande. Certe domande sono molto facili, certe un po' più difficili. Vi ricordo che se la ragazza a cui viene fatta la domanda sbaglia, si passa a quella successiva, così tutti hanno la possibilità di rispondere alla stessa domanda. Va bene? Perfetto, iniziamo da Sonia. Sei sempre la nostra cavia questa sera. Cara Sonia, è facile, è facile. Sì. Mi devi dire il gusto di gelato preferito di Luca. È facile, io ti darò degli aiutini alla Bonolis, ok? Ci proverò. Ok, allora, prova. Diciamo che siamo nel mondo della frutta. Ok. Ok. Molto particolare. Molto particolare. Molto particolare. Buono. Viene frutti del bosco. Delle molto. Tue parti, tra l'altro. Cos'hai detto, scusa? Delle tue parti, quindi la Sicilia, diciamo, ha questa cosa molto... Non è quella che pensi... Fronte. Sono stato troppo bravo a suggerire, ma è giusto, i pistacchi di Bronte. Però aveva già dato un'altra risposta. Non l'ho sentita, cosa aveva detto, limone? Frutti no, di bosco. No, sì, è vero, ho detto frutti di bosco inizialmente. Io non l'ho sentita. Tu non senti mai niente. La vogliamo dare l'ha detto. Qui? Dai, siccome è la nostra cavia sacrificabile, io gliela darei. Gliela diamo buona, gliela diamo buona. Un applauso a Sonia. Gliela diamo buona, un punto a Sonia. Ci sta, ci sta. Ricordiamo i punti che li metto tutti insieme. Seconda aspetta, domanda. Devo prendermi uno scrivano. Okay. Non lo sono distratto, ragazzi. È che sono proprio sordo. È diverso. Non sento una mazza. Qua non ti aiuto più, perché è troppo facile. Okay. Qual è il sito web che Luca visita più spesso? Ma perché ridono tutti su questa domanda? C'è del non detto, lo so. Non voglio cadere nel banale. Essendo una persona molto appassionata al calcio, no, non so, ragazzi, io sono qua che attendo. Vabbè, sito web, YouTube. Ed è giusto, ed è giusto. Secondo punto per Sonia. Che culo. Punto per Sonia. Ridendo e scherzando, le sa, le sa. Bravissima. Terza e ultima domanda per Sonia. Eccola lì. Mi devi dire cosa Luca proprio non mangia. C'è una cosa, un alimento che Luca proprio non mangia. Stai cercando risposte fuori dalla finestra? Cosa guarda? No, i santi, la Madonna, pensando, la Madonna. Sto guardando il climatizzatore, magari cosa non mangia? Qui aiutini non ce ne sono. No, vero? Non c'è aiutini perché ti abbiamo dato. Sei veramente. Guarda, non cercare di corrompere la giuria, per favore. Mannaggia. Vabbè, una cosa che non mangia. La chat ha già detto subito. La chat ha già indovinato. No, ragazzi, io passo. Posso passare? Sì, no. Puoi non rispondere. Provaci. Tanto buttala. No, la parmigiana gli piace. Quindi, impossibile. Le lasagne gli piacciono. Cosa cazzo può non mangiare? Che cazzo è che non mangi? Sogna se i polpi? No, è impossibile. Un po' ma ne, non, non lo so, andiamo avanti. Mi... Guarda, mi hai stufato. Andiamo avanti. Chiara. Sonia vuole rispondere sempre a lei. Chiara, allora, cara Chiara, devi darmi la risposta. Sì. La sai? Ti direi di no, onestamente, però provo ad indovinare. Vai, buttati. Non lo so, notando la pancia di Luca, penso che mangi di tutto e di più. Però... Ma io mi dissocio. No, ma è un complimento. No, ti spiego. Guarda che è apprezzato, eh. È apprezzato. A me piace. A me piace. Okay. Però è difficile intuire cosa tu non mangi, perché è veramente difficile. È allergico a questa cosa?
No, proprio no. Non gli piace. È proprio un gusto personale. È un gusto, è una cosa che proprio non mangia, ma è un grande mondo, cioè nel senso, non è una cosa specifica. Ma è di verdura? È dura? La verdura. Ah, la verdura. No, 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 non è la verdura. Passiamo a Silvia, che dice ciao. Il pesce. Il pesce, Silvia, preparatissima. L'ha detto anche al primo appuntamento, raga. L'ha detto al primo appuntamento. È vero, l'ho detto al primo appuntamento. È vero. Aveva è detto, non mi piace. Sonia ha fatto due punti, quindi, vero? Sì. Ok, è allora, vero. Sonia finisce la sua manche con due punti. Quindi possiamo passare a Chiara. Allora, cara Chiara, tu sei ancora a zero punti, quindi hai bisogno di recuperare. Delle tue tre domande. Questa è facilissimo, proprio una delle più facili. Mi devi dire la serie preferita di Luca. Serie TV, ovviamente. Facile, è anche la mia. How I Met Your Mother. Esatto, abbiamo anche il poster là dietro, guarda, non so se si vede, no, non si vede, non si vede. È qua, è lì, grande, un punto per la nostra Chiara, voilà. Sono facili queste domande, ma la prima puntata dobbiamo partire in maniera tranquilla. Certo. Va bene, passiamo alla seconda domanda, rimaniamo nel mondo, nel grande mondo del cinema, perché dopo le serie TV mi devi dire qual è il film preferito di Luca, e qui non è facile, attenzione. Darò un aiutino. Allora, questo film, devi sapere che noi l'abbiamo detto anche in qualche video, che ogni anno lo guardiamo una, due volte, quindi non è recentissimo, a qualche anno, e ti dico che è d'amore. D'amore? D'amore, d'amore, siamo un programma, è un format sull'amore. Giusto. È un film sull'amore. Allora, lo guardate ogni anno? Ogni anno lo guardiamo una o due volte, sì, sì. Love Actually? Love Actually? No, no, non è Love Actually. Adesso devo partire da Sonia o da Silvia? Qua ogni volta sbaglio. Silvia, lo sai. So che lo sai. Guardala, guardala come si strizza. Questo è difficile. Pagine della nostra vita? No, non è pagina della nostra vita. Luca non è un amante della lettura, purtroppo. Passiamo a Miriam. Allora, devo dare un aiutino. Allora, ti do un piccolo aiutino. Io spero di non sbagliare. Tu lo sai, io lo vedo. Ma ricordo che in un video lui aveva detto il film che lo faceva commuovere di più. Suppongo sia quello. Dovrebbe essere Armageddon. No, no. Scusa, anche era un punto, sì. No, non è Armageddon. Allora, do un aiutino. È ambientato, la prendo larga, sì, in Inghilterra. In Inghilterra. Quando vuoi, tranquilla, non abbiamo fretta. In Inghilterra. In chat dicono Hooligans. Non è tantissimo d'amore, Hooligans. Amore verso la squadra. No. Guarda, ti voglio dare un altro aiuto. Siamo a Londra. Siamo a Londra, ok? In un quartiere di Londra. Basta, non ti dico più niente, eh? Ah, Notting Hill. No, Notting Hill. Notting Hill, brava Sonia. Quindi Sonia vola a 3. Allora, Sonia, ricordiamoci che ha già avuto tutti i bonus possibili e immaginabili da qui fino alla fine dell'anno, ok? Basta. Avete ragione. Basta, basta. Terza domanda per Chiara. Qual è il drink preferito di Luca? Il Long Island? Se lo sa. Bravissima! Bravissima! Sono un'attualizzata, ragazzi! Sono un'attualizzata! Bravissima! E così abbiamo finito il giro. Grazie. Anche con Chiara. Dobbiamo passare a Silvia. Abbiamo parlato di drink, adesso andiamo su... Questa è facilissima. Io la toglierei, però vabbè. Siamo buoni. Ma fai tu, sei tu il presentatore. No, no, siamo buoni. Siamo buoni. Bibita analcolica preferita? Coca-Cola, scontatissima. Questa me l'ho scritta io, infatti l'hai scritta tu. Sottolineiamo. Allora, poteva anche non esserlo, ma se tu già parti, da diciamo rivedere, che da rivedere già... a livello autorità. Ma posso parlare? Madre mia, se tu già parti dicendo che è facilissima, uno cosa dice? La Coca-Cola. Hai ragione. Che caspita. Hai ragione. Qua andiamo un po' più sul difficile, perché dopo la bibita mi devi dire l'animale preferito di Luca. Oddio. Allora, è un animale molto carino, molto bello, ha un suo charme.
Ci va un timer qua però, eh. 5, 4, 3. Niente. Miriam. Un aiuto. Allora, questo animale è a... No, troppo facile così. Non è un animale d'appartamento. Per niente, oserei dire. Proprio per niente. Ha quattro zampe. Beh. Hai ristretto il campo a tipo... È un aiuto fondamentale. Potrebbe, poteva essere, come dicono in chat, un piccione. E invece no. Non lo so, non d'appartamento, molto carino, boh. Cerbiatto. Molto carino, non è piccolissimo, ecco. E tu hai detto carino. Cerbiatto. No, no, cerbiatto è fin troppo carino. No, non è cerbiatto, dobbiamo andare più carino. Dobbiamo andare, passiamo a Sonia, dobbiamo andare proprio in un'altra parte del mondo. Koala. Koala. No, non è il koala, non è il koala. No. Vado da Chiara? Non è il koala, non ti incacciare, non è il koala. Sono convinta. Chiara, allora, ti do l'aiuto finale, visto che la domanda... No, Chiara, era lei la domanda. Facciamo un altro giro. No, non era lei la domanda. Sì, sì. Era Silvia la domanda. Ah, devi sapere, caro Luca, che Silvia ha una particolarità. Che cazzo c'è? Ambulanza! Cosa sta succedendo? Mi ha sfondato il timpano. È partita, signori, non si ferma più. Finito? Posso andare avanti? Ci siamo. Ok. Poi ti chiederò di campionare il suono perché lo usiamo come effetto per le prossime puntate. Io faccio fare un altro giro, dai, con degli aiutini. Sempre di questa sì, domanda? Sì, devo ancora andare da Chiara però. Sì. Ho già risposto. No, io non sto capendo solo. Più niente. Devi andare da Chiara. Ok. Chiara, allora, dobbiamo andare in un'altra parte del mondo, ma proprio in un'altra... come si dice? Fauna, un altro proprio territorio. Completamente, un po' più... È un felino. Umido. Non so più cosa dire. Una tigre? No, 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 non è una tigre. Cosa, mi date l'autorizzazione di fare un altro giro? Perché il gioco non lo prevede. Allora, diamo una risposta e vi attaccate a Luca. Al piffero. No, la risposta giusta era il ghepardo. Ghepardo, perché lui non voleva essere... Voleva essere un po' diverso. Leopardo non gli piaceva. Ghepardo. Il ghepardo. Ma cosa dici? Va bene. Questa è molto bella. Interessante. C'è una cosa in cui Luca vorrebbe davvero essere bravo... Ma in realtà è una schiappa. Dicendo schiappa siamo anche buoni, oserei dire. Mm. C'è una cosa che vorrebbe tanto fare, saper fare. Che cos'è? Non è scopare, come dicono in chat. No! È una cosa molto bella da saper aiuto? Fare. Aiuto? È una cosa bella da saper fare. Dai, tirane uno. Buttane uno. Adesso devo aiutare Miriam che è ancora zero. Devo fargli fare un punto a Miriam. Niente, posso. Niente. Allora Miriam, diciamo che è una cosa che tu potresti sapere. Fare. Cantare. Perché io, Luca. Come abbiamo sentito prima, la nostra cara Miriam è una cantante, canta, sa cantare. Sì, dopo ci delizierà, ci delizierai. Vuoi cantare? Ci oddio. Ok. No, va bene, lo faccio tutti i giorni, quindi. E allora? Perfetto. Allora, Silvia, abbiamo dato tutti i punti che ha preso. Avrei anche qualcosa? La canzone perfetta, no, per bene. Ok, allora, in questo momento abbiamo Sonia 3 punti, Chiara 2 punti, Silvia 3 punti, ma dobbiamo ancora fare le 3 domande alla nostra cara Miriam, che però ha adesso un punto, devo mettergli. Sì. Ma quindi non ho vinto, ma è una gioia. No, credo che non vincerai niente nella vita. Ma perché? Ma scusa. Cara Miriam, abbiamo... una domanda abbastanza difficile. No, sono qua. Pareva. No, è abbastanza facile in realtà. Mi devi dire la parte del corpo che Luca ama più di se stesso. Ama di più? Ama di più, proprio non potrebbe... Gli occhi. Brava. Era facile. Complimenti. Oserei dire forse l'unica parte che in realtà si salva di questo ragazzo. No. È apprezzata. No. Io ancora mi chiedo perché se quattro ragazzi siamo qua. Di più. E la parte che? Che spicca di più. A volte dai pantaloni spicca anche qualcos'altro, però andiamo avanti, lo scopriremo solo vivendo. Adesso mi devi dire, dopo la parte più amata, la parte più odiata. Quindi la cosa che proprio odia di se stesso, parte del corpo che proprio non gli piace. Il dito del piede?
Mamma mia, ma signori! Porca troia. Ma qua abbiamo studiato, signori. Ma Miriam si è proprio messa sui libri. Ma qua abbiamo studiato, sì, perché? Racconta, caro Luca, ti inquadro. Perché praticamente ho preso un calcio quando avevo 12 anni e mi si è rotto il dito, che si è accavallato all'altro. Fa schifo, è l'unica cosa, la vera motivazione è quella. Fa schifo, va bene. Ultima domanda per Miriam, mi devi dire, è abbastanza difficile, il nome della mamma di Luca. Un aiuto. Questo è difficile. Un aiuto, allora, diciamo che è un nome un po' spagnoleggiante. Che cazzo li sai, non mi spagnolo? È difficile. Carmelita, non lo so. Carmelita, non lo so. Non è Carmelita. Sonia? Consuelo. No, Consuelo non è. Assomigliava un po' a Carmelita. È un po'... Diciamo che fa rima. Sì, è un po' Carmelita, ma un'altra. Vai, Chiara. Non tocca sempre a me, no? No, tocca a Chiara. Egocentrica, Sonia. Ma non è vero! No, Sonia, come te, non ha capito un cazzo che sei. Allora, farima con Carmelita. Farima con Carmelito. Rosita? No, non è Rosita. La gallina, Silvia? Di Banderas. Qua secondo me serve l'aiuto di Luca. Serve l'aiuto di Luca, va bene, dai. Allora, Luca, dai. Posso dire come la chiamano tutti? Sì. Manuela. Ma non è Manuela, è un po' più spagnoleggiante. Quindi farima con Carmelita. La chiamano tutti Manuela. Silvia ha refresciato. Cosa? Manuelita. No, quasi. Non Manuelita, ma... Di poco. Melita, no. Toniolo, Melita. Che pelle! Sì. Scusate. Manca una vocale. Niente, non l'avete azzeccato, era Emanuelita. Emanuelita. Questo era difficile però. Per una lettera. Era difficile. Va bene, ma adesso arriviamo, concordo. Signori, signore, ragazzi e caro Luca, alla parte più corposa del nostro format, sì. che è... Non è questa. Niente, mette in ma è questa. Più corposa sono a parte. Ho sbagliato. Niente, non ne prendi una. Terzo gioco si chiama 3 minuti d'amore. In cosa consiste? Allora, vedete che qua dietro abbiamo una fantastica ruota, abbiamo anche la nostra valletta che girerà la ruota, perché in questa ruota, come vedete, ci sono 12 argomenti, tra cui chat sono due spicchi. Chat cosa vuol dire? Che se esce chat sarete voi a decidere l'argomento, partirà un sondaggio, avrete tot tempo per votare, sceglierete voi di cosa dovranno parlare, perché adesso a turno faremo ben 3 giri a testa, è qui che parte il vero appuntamento. Fino adesso abbiamo scherzato, ci siamo conosciuti, abbiamo preso in giro Sonia, ma ci siamo. Ok, adesso parte l'appuntamento, quindi 3 minuti in speed date a turno, partirà sempre Sonia, sceglieremo l'argomento e avranno 3 minuti per parlare con di Luca. Questo argomento insieme a Luca. Faremo un giro, quindi ogni ragazza avrà un argomento. Alla fine del giro, cosa succederà? Luca voterà lo speed date che gli è piaciuto di più. E darà 2 punti. E darà ben 2 punti. La chat partirà un sondaggio e voi chat voterete il vostro speed date preferito e faremo così per 3 volte. La chat avrà un punto. Esatto, la chat avrà un punto. Io sto parlando come una macchinetta, sì, devo bere. Infatti. Sono veramente bravo, applausi. Applausi. Camera sulla ruota, prego soubrette. No, era giustissima dove l'avevo messa. Va bene, non tocco più niente. Guarda, no, cosa hai fatto, che ora c'è la luce. Va bene, vadi. Testina. Vadi. Vado. Giri. Un po' più di forza, signora. Cos'è? Viaggi. Adesso cosa succede? Abbiamo la nostra cara Sonia, il nostro caro Luca, eccoli qua. Hanno 3 minuti
per parlare di tutto quel che vogliono sui viaggi della loro vita, viaggi che vorrebbero fare. Signori, vedetevela voi, noi vi lasciamo in pace. Buonasera di nuovo. Buonasera, buonasera. Faccio iniziare te. Beh, che ti devo dire? Io sono un tipo che alla quale piace tanto viaggiare. Ancora i viaggi alla quale veramente aspiro, purtroppo, sono ancora realizzati. Mi piacerebbe tantissimo visitare la Monument Valley. Sono molto fissata con i nativi americani. Anche l'Egitto. Non lo so, sono molto... Mi piacciono anche i viaggi, per carità... Mi piacerebbe vedere New York, quello e quell'altro, però sono più orientata sui viaggi che hanno comunque un qualcosa legato allo storico, no? Ok, quindi alla cultura. Sì, alla fine, vabbè, cultura assolutissimamente sì, perché per me sono molto legata anche alla storia dell'arte, mi piace quell'ambito, ma al tempo stesso, inutile dire che ci vuole anche il divertimento, ci vuole il giusto equilibrio, no? E tra l'altro hai detto una meta che a me piacerebbe molto, che è l'Egitto. Per piramidi, faraoni. Fissato? Sono state create le piramidi? Fissato, sì. No, bellissimo, vorrei tantissimo andare. Ma tu invece come viaggi, dove sei andato? Il più lontano che ho fatto è Los Angeles. Anche se sia stati 5 giorni, di cui 2 di viaggio. Quindi alla fine abbiamo fatto 3 giorni a Los Angeles. Però mi è piaciuto perché sembrava proprio un altro mondo. Anche se ma sei andata di giorno o di sera? Perché tipo alcuni miei amici sono andati a Los Angeles, però tipo diciamo no, ma di sera una cosa, di giorno un'altra. No, beh, diciamo che dipende dalle zone, perché ci sono zone molto molto... Di sera in alcune zone è proprio un'altra cosa, nel senso che... Possiamo dirlo che abbiamo rischiato la vita, sì, però se dovessi scegliere una meta in America, sceglierei New York a Natale. Quello è il viaggio che vorrei fare. A me New York non ispira, non lo so, io sono un po' più per le mete, tipo che ne so, un'altra meta che mi piacerebbe tantissimo vedere, ma che mi avevano proposto in passato, era per la salvaguardia delle balene in Antartide, non lo so, io sono per questi posti un po' sconosciuti, o la Norvegia. Beh, se si va al freddo, io sono contento se si va al freddo. Si riscalda. Eventualmente. No, sì, esatto, bravo. Attenzione! Addirittura si è avvicinata così. Hai capito? Capito? Vai, andiamo dalle balene. Ma sì, ma dai. Poi vicino a una balena mi sentirei magro. Ma guarda che la panza non so per quale motivo sia stata screditata negli anni. A me piace, mi fa sentire... Diciamo le cose come stanno. Basta questi maschi. Con questa tartaruga. Brava, basta questi maschi che stanno tutto il giorno in palestra e non cagano la propria donna. Va bene. I prenuti erano finiti, grazie Sonia. Bellissimo. Passiamo a Chiara, giusto? Sì. Passiamo a Chiara, andiamo a tirar fuori il nostro argomento. Vai, gira la ruota. Via! Futuro. Futuro, futuro. Anche per Chiara, 3 minuti da me. E ho sbagliato di nuovo. È questa. Imparerò prima o poi. Vai. Prego, Chiara. Via. Ciao, allora, ciao. Per il mio futuro non lo so, non riesco ad essere decisa adesso, quindi ad immaginarmi in un futuro è difficile, però so che voglio una famiglia, questo sicuro. Okay. Tu invece? Beh, io sulla famiglia sono d'accordo, anche a me piacerebbe avere 2 figli. Anch'io. E non tantissimo. Troppo lontani l'uno dall'altro, così che possano crescere insieme. Esatto, anch'io lo penso. Tantissimo. Però sinceramente in questo momento non sto pensando alla famiglia, se devo pensare al futuro. Preferisco prima realizzarmi a livello lavorativo, avere delle basi, avere quello una casa e poi da lì creare la famiglia. Quello ti do pienamente ragione, però in questa fase dei 23 anni sono abbastanza confusa, siccome con questo periodo di lockdown i miei sogni di sarta sono stati un po' uccisi, si può dire così. Sono più orientata forse a riprendere gli studi e a diventare un avvocato. Ah, beh, questo è un bel sogno. Sì. A me serve un avvocato. Non è una cosa da poco. No, anzi. Sì, Luca, se ti serve, io sono l'avvocato delle cause perse, sappilo. Mi sta dando della causa persa? Così, sottile. No!
Insulto velato? No, scherzo. Comunque è ammirabile che vuoi vuoi prendere gli studi così. Cioè, di solito magari a molte persone il lockdown l'hanno mentalmente un po' ammazzati. E invece a te ti è fatto venire la voglia. Sì. Avevamo una bellissima Chiara bloccata. Sì, ho notato anch'io. Ma ora siamo ripartiti, Okay. Ti eri bloccata benissimo comunque. Hai una faccia stupenda. No, non dirvelo, non voglio saperlo. Avvocato? Abbiamo trovato l'avvocato. Ecco, l'avvocato può sempre servire, quindi... Visto? Ha già dei clienti allora? Bene, mi fa piacere. Ma invece te cosa ti piacerebbe fare? Realizzarti come? Allora, l'obiettivo potrebbe essere tra 5 anni passare dietro la telecamera invece che davanti, quindi avere magari uno studio più ampio di questo dove puoi produrre degli altri talent. Quindi tu metti la tua esperienza al servizio magari di talent che hanno 19 anni, 20 anni. Ok. E li fai crescere. Ah, bello. E tu guadagni sopra di loro. Brutta così, eh. No, nel senso. Messa così è brutta, però. Era per far capire un po' il tutto. È la fine del percorso. Quanti attori a volte smettono e diventano produttori, per dire. Esatto, è la stessa cosa. In piccolo è la stessa cosa. Va bene. Grazie mille, Chiara. Grazie a voi. Siamo arrivati a Silvia. Silvia, andiamo a tirare fuori, come sempre, il nostro fantastico argomento. Non vedo l'ora che esca chat. Sono molto... Perché non so cosa... Io ho paura. So cosa vuol dire la chat. Vado? Vadi. Guarda, figa. Amore! Allora, in amore, lo spiego, dovete parlare di cosa intendete... Cos'è per voi l'amore? Non tanto legato alle relazioni, perché quella è un'altra categoria, come vedete c'è ex, ma cosa cercate, cosa avete in mente, ma anche, non so, amore fraterno, quello che per la famiglia, vi pare, per il gatto, per il cane, per qualsiasi cosa. L'amore. Amore in generale. Amore, vado? Vediamo se azzecco la telecamera. Posso dividerla in due categorie? Puoi fare quello che vuoi. Ok. Allora, vai Silvia. Prego. Per me l'amore si divide, vabbè, tra la famiglia e un futuro compagno. Di recente, per quanto riguarda la mia famiglia, ho ritrovato una delle mie sorelle più grandi, che abita in Brasile, e diciamo che... se ho sempre avuto solo un pezzettino qui in Italia, che è mio fratello, e adesso so cosa significa avere tanto amore da dare a qualcuno e tanto da ricevere, e sia da parte di lei che dalla sua famiglia. Per quanto riguarda un compagno, credo molto nei vecchi valori, quindi diciamo che in questi tempi è difficile trovare qualcuno che comunque ha delle belle chiare. E come esempio di vita ho sempre preso i miei genitori, che da quando si sono conosciuti fino alla morte di mio padre e non si sono mai smessi d'amare, quindi per me lottare e stare insieme vale tanto, quindi cerco un futuro, una persona con cui costruire un qualcosa. Scusate. Mi sta facendo commuovere. Attenzione, abbiamo le prime lacrime ufficiali di Love Games, un applauso! No, è bellissimo Luca, quello che ha detto. Io l'amore lo intendo anche con amore per se stesso, nel senso che finché una persona non riesce a amare se stessa, secondo me non è in grado di amare qualcun altro come dovrebbe. Quindi per me amore prima di tutto è riuscire a voler bene se stessi. Diciamo che quel percorso l'ho già affrontato diversi anni fa, che sono stata nei disturbi alimentari e uscirne è stato difficile. Adesso sto aiutando col mio progetto le altre persone che stanno passando le stesse cose, che sia razzismo o comunque col body positive. Spingo molto su questo punto. Madonna, che devo dire? Body positive. Se vuoi parlarci, scusa, magari il microfono era spento. Che ci sono magari persone che non sanno cos'è. Allora, il body positive è un movimento che aiuta la persona ad accettarsi e comunque ad aiutare ad accettare anche altre persone. E
diciamo che mi ci ritrovo in pieno perché io ero partita dai 75 kg e un mese ero arrivata quasi a 40-39 e la cosa su cui punto quel progetto ad aiutare le altre ragazze è capire che il problema non sono loro e che il loro corpo è la cosa più bella che Dio gli ha donato, indipendentemente da quello che possono dire gli altri. Diciamo che mi batto con tante altre donne per questo, come per quanto riguarda l'endometriosi, la stessa cosa. Anzi, forse sto ricominciando ad amare il mio corpo piano piano, perché l'endometriosi sconvolge totalmente il corpo. E con le operazioni, con la crescita della pancia, quindi è un percorso difficile. Se mi amo al 100%, voglio arrivare al 200%. Beh, direi che è un bellissimo Va messaggio questo. benissimo. Grazie Silvia. Allora, passiamo a Miriam. Ci siamo. Sì, ma io di mo' devo parlare dopo Silvia. Vabbè. È il bello Però sai del cantare. gioco. Prova Sai a cantare. cantare. Però sai cantare. Rispondi cantando. Andiamo a scegliere l'argomento per la nostra Miriam. Vadi, 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 non ci incischi. Hobby? Vedi, Hobby. vedi, vedi, era destino. Che faccio, inizio io? Sì, prego. Allora, come ho detto già nella presentazione, il mio hobby principale, che poi è anche un po' un lavoro, è appunto il teatro, quindi mi ci impegno molto, con tanta passione, tante lacrime, sudore e sangue, come diciamo noi. E è una cosa che forse è l'unica cosa che mi fa stare veramente bene, perché mi fa entrare in contatto con quella parte di me che di solito tengo nascosta. Quella un po' più sensibile, più empatica, proprio perché devi essere qualcuno che non dico che non sei, ma sentire le emozioni di qualcun altro, perché fondamentalmente l'attore fa quello, ossia leggere un copione, imparare le battute, sì, ok, ma sentire l'emozione che sente quel personaggio. Per esempio, lo spettacolo che sto preparando al momento, io interpreto una ragazza innamorata una cantante innamorata del musicista con cui collabora, che però è innamorato di un'altra, è Ok. fidanzato con un'altra. Quindi, entrare in empatia con questa donna che non esiste e sentirne le emozioni. Alle ultime prove sono scoppiata a piangere perché ero entrata un po' troppo nella parte e nel cantare la canzone che dovevo cantare, non sono riuscita più a cantare Vabbè, perché senti stavo Miriam, piangendo troppo. ascolta. Ci canti 15 Ah secondi. sì, scusa, Matt, prima aveva detto che aveva anche la canzone giusta da dedicarmi. Vadi, Voglio è il sentirla momento è adesso. questo. Perché come vedete sono rossa, labbra rosse. Cos'è pere? Cos'è? Sì, quale canzone? Formosa. Le pere le abbiamo. Rosso relativo? You have 20 money, 1922. È Jessica Rabbit. You Eh sì. let all the women make a fool of you. Why don't you do right? Like some other man La do. puntata si sta facendo Get sempre più complicata. out of here. Give me some money too. Mamma mia. Bravissima Miriam, ci ha parlato dei suoi hobby e Grazie. ce li ha fatti Ma io voglio ascoltare. sapere quelli di Luca a parte YouTube e Allora, Tabby. vabbè, a È vero, parte che ha abbiamo rubato il Eh sì, tempo. sì. Vadi. Allora, diciamo che come hobby ho lo sport, anche perché l'ho praticato per 20 anni, più di 20 anni. Adesso è diventato, diciamo, un hobby più da divano. Lo guardo più che praticarlo. Quindi lo sport calcio, ma anche altro sport tutto in generale. E serie TV, film. Devo dire che negli ultimi 3 mesi mi sono avvicinato alla lettura. Riavvicinato non posso dirlo perché non ci sono mai stato vicino. Non ci crede nessuno, non Non ci è crede vero, nessuno. non è vero. Matt può anche confermare che gli ho chiesto che titolo di Ah, libro legge. allora quando non rispondi al telefono è perché stai leggendo, palese. Sto Palese. leggendo. Palese, 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 È La scusa è palese. buona, la scusa è buona. È palese che sto leggendo. Quindi mi sono avvicinato un po' alla lettura e poi a me piace comunque
stare con gli amici, quindi che sia da l'uscita a cena, che sia da una passeggiata in piazza, che posso considerare un hobby. La compagnia, sì, anche se in quest'ultimo anno è stata un po' dura. Beh, forse la senti ancora di più, quindi. Ah, può essere. Va bene, primo giro finito, signori, adesso cosa succede? Il caro Luca dovrà votare il primo speed date preferito. Veramente, ti giuro, non vorrei essere nei tuoi panni. Cazzo. Mai, anche perché la camicia è veramente stretta, quindi non so se niente. Devi votare e la ragazza che voterai prenderà 2 punti. Dopo faremo il sondaggio con la chat. È tosta. Sonia, cosa stai convinto, colpito di Sonia? Il ma viaggio? Nel senso che mi elimina o che mi prende? Siccome non capisce un cazzo da quando è arrivata, io sarà per quello che mi ha convinto. Gli toglierei il voto, guarda. Sonia, hai preso 2 punti, Sonia. Grazie. Va bene, sei stato convinto dai viaggi? Sì, ma anche questo atteggiamento che ha, questa... Ti piace? C'è della chimica? C'è della tensione? Non si sa ancora, la vedremo dopo se c'è della tensione S, eh? Attenzione, che questo è un gioco che riserva 1000 sorprese, ma attenzione! Sonia prende 2 punti, ma abbiamo la chat, perché per noi il pubblico è importante, non siamo come gli altri streamer, che fanno finta di niente. Noi la chat la usiamo! Signori, allora adesso basta scrivere in chat... il numero, quindi 1 per Sonia, 2 per Chiara, 3 per Silvia, 4 per Miriam. Vi lascio 1 minuto di tempo. Ragazzi, per votare. La chat vi guarda, okay? Quindi fate i vostri voti. 1 minuto di tempo per votare, ripeto, basta scrivere in chat il numero 1 per Sonia, 2 per Chiara, 3 per Silvia, 4 per Miriam. Sembra i programmi di una volta dove fanno vedere il numero. Posso dire però che è stata veramente difficile, sì, perché tutte e 4 hanno veramente fatto un bel discorso. Beh, c'è stata la simpatia, la tensione, esatto, la chimica, c'è stata l'emozione, c'è stato il talento. C'è un cane! Amore, attenzione! Sonia si gioca già la carta del cane. Così, si compra la chat. Dovevi usarla alla fine, quando eri alla frutta. Che devo fare? Abbasso la maglietta. No. Ah, hai capito? Non ho sentito cosa? Che si toglie la maglietta. No, allora, ci bannano. Quello solo in privato con Luca, attenzione. Perché in live non si può fare. È stato un testa a testa fino alla fine. C'è anche la mia mamma che vota. Fino alla fine. Ma la spunta con solo il 2% in più dei voti. Di nuovo Sonia. Mi stai dicendo che la chat è stata d'accordo con me? Sì. Sì, per guardala, il primo guardala. Giro sì, ma io ricordo, signori, che questo è solo il primo di 3 giri. Quindi dai, adesso parte Miriam, il secondo per argomento. Per pochissimo. Testa a testa finito, 36.2% Sonia, 34.2% Miriam. Tutto bello. Apro un preambolo se posso, se me lo permettete. Sì, chapeau a la numero 3, perché io Silvia. Perché anch'io faccio parte, appunto, quando parlavo all'inizio della presentazione dei DCA, disturbi del comportamento alimentare, quindi chapeau, perché non è facile di parlare di determinate cose, quindi... Ci sta, bravi. Io secondo giro di 3 minuti d'amore, ritorniamo a Sonia che ha appena vinto il primo round. Ogni tanto vinco qualcosa, capito? Sì, mi sono fatto una gioia. Vabbè. Ma è solo la battaglia, la guerra ancora è lunga. Andiamo a scegliere l'argomento. Ricordiamo che Sonia ha fatto già viaggi, quindi non può più uscire viaggi, ovviamente. Via! Terrorizzato dalla chat. Chat! È arrivato! Signori, è arrivato. Eccolo qua, mega sondaggio. Si va stavolta dall'1 al 12. 1 lavoro, per favore leggete. 1 lavoro, 2 cibo, 3 famiglia, 4 best day, che vuol dire la giornata più bella della loro vita. Amore a 5. 6 figure di merda, 7 viaggi non lo votate perché non può ovviamente uscire, 8 pregi e difetti, 9 sesso che sta vincendo ma non avevo dubbi, 10 hobby, 11 ex, 12 futuro. Vabbè, un plebiscito, non vado avanti, vince sesso. Il sesso. Quindi, caro Luca, cara Sonia, a proposito di tensione che dicevo prima sessuale, è arrivato il momento, 3 minuti per parlare di sesso. Vai. Vado con la voce un po' più sensuale, no? Un po' più così, un po' più calda, un po' più soft. Ma per quanto riguarda il sesso, sinceramente,
Lo so, sembra una cosa abbastanza banale, però è vero. Durante il sesso non amo ricevere, cioè nel senso mi piace perché non è che sono stronza, ma scusa, in che senso? Però mi piace molto più dare alla persona che ho di fronte, quindi... Ma a me piace ricevere, persona. Quindi nel senso già abbiamo... Quindi siamo a posto, no? Siamo a posto. È già fatto. No. Però in ogni caso preferisco, cioè almeno personalmente parlando, preferisco durante il sesso, cioè mi piace di più, io godo nel vedere l'altro godere. E beh, poi dipende dalle circostanze, ovviamente. Cosa succede? Aspetta, non mi piacciono le cose standard. Non mi piacciono le cose standard. Mi piace cambiare con i giochi di ruolo. Con GDR, non vado oltre perché altrimenti andiamo. Però chissà. Vabbè, l'oltre raccontatevelo per i cazzi. Mi piace sperimentare. La sperimentazione è il miglior sì, il miglior modo per affrontare... Sono d'accordo. Il luogo più strano dove hai fatto l'amore? Un cimitero. Dove? Un cimitero? Vabbè, zio, tu l'hai fatto dire una chiesa, io l'ho fatto accanto a un cimitero. Ma in chiesa c'era la vita, nel senso... Vabbè, ho capito, al cimitero c'era la morte sua, scusami. Io vorrei fare uno zoom, se me lo permettete, sulla faccia di Chiara, era bellissima. A me è venuto un flash di una scena con la lapide lì. È stato per l'appunto alle soglie di un cimitero. Sì, nel mio paese che siamo 800 persone, però 800 persone che guardano, quindi l'unico posto morto... Dove non c'è nessuno che guarda, dove cimitero. Ci sono i morti. Perché sì. Vabbè, io l'ho fatto davanti alla chiesa, quindi bene o male... Appunto. Siamo sempre in quell'ambito là. Va bene. Signori, ho fatto casino con il timer, penso sia finito, vero? Sì, credo sia finito. Va bene, è stato molto bello, devo dire, una chat davvero, davvero, davvero bollente, bollente. La chat è esplosa. Passiamo a Chiara. Tu ovviamente tieniti, non dare tutto subito perché qua ne hai da parlare tu, Mi raccomando, andiamo a scegliere l'argomento di Chiara. Vai. Viaggi. Andiamo con viaggi, questa volta però andiamo viaggi con Chiara. Vai! Allora, per quanto riguarda viaggiare, mi piacerebbe, non lo so, visitare posti esotici. Come diceva prima Sonia, adorerei andare in Egitto, è proprio una cosa che vorrei fare fin da piccola, perché mi ha sempre affascinato il luogo, la cultura e, non lo so, diciamo che... Non avendo mai avuto la possibilità, mi piacerebbe realizzarmi da sola e realizzare un sogno che ho sempre avuto fin da piccola. Quindi quella sarebbe la prima meta. E siccome sono una che ama il Natale tantissimo anch'io, è proprio la mia stagione preferita, dicembre, Natale, inverno, è proprio una cosa che amo. vorrei andare a New York perché voglio veramente imparare a pattinare sulla pista di pattinaggio più grande davanti all'albero di Natale più bello del mondo. Quindi, concordo, se vuoi venire con me, tutto. Solo che è meglio che non pattino perché non sono per niente capace io. Ci sono le testimonianze. Beh, anche che mi hanno visto pattinare. Si impara. Luca, neanche io so pattinare, però ho un culo così grande, davvero, che è un airbag. Quindi, se vuoi, vieni. Beh, anch'io tanto sono attrezzato per le cadute. Beh, ma fidati, ti piacerà la vista del cadere. Attenzione! Stiamo corrompendo la giuria qui, ragazzi. Spregiudicata! Sa il fatto suo, Chiara. Gioca le sue armi. Anche Chiara fa impazzire la chat, signore. Chiara gioca le sue armi, attenzione. E Luca cosa fa? Si risvolta la manica. Sì, quando c'è della tensione... Posso dire la verità? Sì. Io non pensavo fosse così difficile. Ah! Pensavi fosse più facile? Sì, ho detto tanto, vedrai che quando iniziamo ci sarà magari la ragazza che mi colpirà di più e sarà facile scegliere. E invece già sta prima puntata devo dire che le scelte tutte e quattro le messe insieme più o meno sono tutte così. Le puntate, caro Luca, io non ci posso fare niente. Poi se vuoi uscire con tutte e quattro, lungi da me dirti di no. Tra l'altro, se vuoi poi una pausa a durello ce l'abbiamo, possiamo prendercela tranquillo. Vai un po' a smaltire, torniamo caldi, passiamo a Silvia, andiamo a prendere l'argomento. Via. Mamma, che giro impetuoso. Ne abbiamo parlato. Lavoro? No. Da, io
Come lavoro ho fatto l'estetista, ho lavorato nei centri benessere, quindi di figure abbastanza clamorose ce ne sono state, perché faccio i massaggi di coppia, quindi venivano a fare il percorso di coppia. No, e non vi dico quante litigate mi sono fatta con le ragazze, perché i maschietti hanno il durello oppure ci provano con me. Bellissimo! Però la colpa è sempre della massaggiatrice, quindi alzo le mani e... In questo caso sì, e... devi alzarle le mani, mi sembrava giusto. E poi vabbè, faccio la fotografia da 7 anni, quindi ci ho passato quasi tutta la vita. E sono 5 anni che sono organizzatrice di eventi di matrimoni, e quello a cui aspiro al futuro è aprirmi un'agenzia di eventi, e con annesso studio fotografico, con, si può dire, con troppi. Sì. Okay. Voglia. Un ottimo sogno. E dedicarlo a mio padre, perché da lui è nata tutta la passione. E, la passione, vabbè, però... per la fotografia è nata con tuo padre. Sì. E... Beh, bello che tu continui. E... Figure di merda, annessa loro, sono troppe, cioè troppe da raccontare. Dai, ne hai una, speedy. Ah, stavo facendo uno shooting, mi sono arrampicata sopra un... Non è proprio una casetta, però comunque era abbastanza bassina. La modella stava qui. Esatto, la modella stava qui e mi hanno dovuto aggrappare perché a un certo punto stavo per cascare di sotto. Però devo dire che la foto è stata una grande figata. Guarda, l'importante è quello in uno shooting. Ricordiamo Stefania, comunque complici, perché anche Stefania fa la fotografa. Rischiare la vita per l'arte. Ci capiamo, ci capiamo. Io anche ho fatto tantissimi voli, anche nell'acqua, salvando la macchina fotografica così. Grazie Silvia. Grazie, sì. Andiamo a Miriam, secondo giro per Miriam. Ho adorato il commento, c'è riflesso sulla ruota, c'è di tutto il format. C'è, ma riflesso, dai, prima non sulla c'era. Ruota. Abbiamo cibo comunque. Cibo? Era già uscito cibo? No, non era uscito. Prego. La cosa importante per quanto mi riguarda da dire sul cibo è che so cucinare molto bene. Ed è già un buon punto di partenza. Gli amici solitamente si autoinvitano a casa per assaggiare tutte le mie pietanze. E sono la classica mamma del sud, ossia non solo cucino piatti buoni, ma in abbondanza, più ne ha più ne metta. Mi piace molto cucinare la cucina orientale, quindi couscous, falafel, con salsa al curry, la mia salsa al curry, raga, vola proprio. E... preferisco fare i piatti salati piuttosto che i dolci, però anche i dolci mi escono abbastanza bene. Io ho viaggiato molto, quindi ho assaggiato molti tipi di cucina, dalla cucina spagnola a quella tedesca, ungherese, polacca, francese. Il cinema polacco, c'è coslovacco. C'era un po' di una punta cinema di cinema polacco anche. Diciamo che se dovessi scegliere il piatto più strano che ho mangiato, è stato in Repubblica Ceca, se non sbaglio, dove avevano fatto una zuppa di cipolle servita dentro una pagnotta di pane scavata. L'ho mangiata anche io. E se posso aggiungere, non so se valeva solo per quel ristorante o era una legge universale, la pagnotta non si mangia. Mio padre si mangiò anche la pagnotta quando venne il cameriere e disse: no, mangiata! E lui... Quindi... Niente, lavoro in un ristorante di sushi, faccio la cameriera, quindi amo anche molto il sushi. Luca, mi dispiace. Però non ti obbligherei mai ad andarlo a mangiare. Tu vai dove vuoi, io vado dove voglio. Ci rincontriamo dopo cena per smaltire quello che abbiamo mangiato. Azza. Chiusura ottima, direi. Chiusura ottima. C'era ancora un minuto, ma penso... Beh, volevo dire... Non l'ho detto io nulla. Voglio sentire Luca. Il cibo... Beh, il più strano sicuramente io posso dire gli insetti. Che ho provato il grillo, ho provato... cosa c'era? Cicale, poi? Forse. Cicale. Non è che mi fanno impazzire, non è che esco fuori e voglio andare a mangiare insetti. Però è la cosa più strana che ho mangiato. Ma ascolta, ma dovessimo uscire è, a cena... Ma la domanda è, ti sono piaciuti? Insetti, allora, il grillo sì, il resto no. Il grillo fritto è buono. Qual era la domanda che mi hai fatto?
dovessimo uscire io e te a cena, dove mi porteresti? A casa mia. Insomma, chiusura perfetta! Risposta più azzeccata. Chiusura perfetta. Secondo giro terminato, è arrivato di nuovo quel momento, caro Luca. E facciamo un applauso, per favore, alle nostre quattro ragazze che sono le prime. Sì. Vogliamo dirlo. Sono d'accordo. Siamo le vacche sacrificali, come ci esatto. siamo chiamate. Le vacche sacrificali. Le vacche sacrificali. Le vacche sacrificali. Perfetto. Luca, caro Luca, vedo della tensione, guarda, ti inquadro perché vedo della tensione. Che vita complicata. È una vita complicata, devi scegliermi anche questa volta lo speed date che ti ha convinto di più. A cui daremo 2 punti. Sì, lo sai, ce l'hai, lo stai elaborando. Mentre lui pensa, posso scusarmi del fatto che ogni tanto sparisco perché c'è il cane che mi sta idratando casa col piscio, quindi devo un attimo... Serve sempre. Solo per questo, una rinfrescata a volte. Allora, sì, ce l'ho. Sì. Miriam. Un applauso, Miriam. Se l'hai giocata bene. Devo dire che avrei detto Chiara. Cioè, pensavo dicessi Chiara. Era il dubbio. Okay. Ma attenzione, perché... Dai 2 punti a Miriam. Devo dire... Devo dare 2 punti a Miriam. Ma fai un recap. Abbiamo Sonia, 6 punti. Chiara, 2 punti. Silvia, 3 punti. Miriam, 5 punti. Adesso è il turno di nuovo della chat. Ma ancora non è finito, ragazze. Tranquille. Cercate di andare al di là della vostra preferenza di occhi... di pere, di attrazione fisica e votare lo speed date che è stato di più simpatico. Più simpatico. Sonia ammicca, Miriam fa i superpoteri. Chiara, l'onda energetica, regà. E Silvia si tocca l'orecchio. Luca, cosa si sta toccando? Vediamo. Niente. Ho le mani qua. Ancora niente. Ho le mani qua. L'orecchio anche lui. Luca, ancora niente. Silvia. Testa a testa, signori. Un testa a testa. Abbiamo Sonia e Miriam che se la stanno combattendo. Sonia! Chiara che incalza. Incalza. L'ho detto. Non lo dico più. Io ho un serpente vicino al culo. Quindi, se può servire. Aspetta, mi sono persa cosa ha detto Sonia. Io ho capito. No, lei ha detto che ha un serpente vicino al culo. Io volevo compensare con ho un tatuaggio attorno al capezzolo, tanto per non andare un po' più. Bello, interessante. Un cerbiatto sulla coscia. Cos'è che è? Sulla coscia cosa c'è? Un cerbiatto. Un cerbiatto. Ah, quindi prima comunque avevo azzeccato con gli animali. Chiara, vuoi rilanciare? Sbagliato persona. Io ho solo la cellulite sulle cosce, mi spiace. Anche in questo caso con lo 0.9% in più, 34.6 contro il 33.7, quindi rimetto questa, troppe telecamere, sto impazzendo, vince Miriam! Applauso! Quindi Miriam va a pari punti con Sonia e ha 6 punti. Siamo arrivati al nostro terzo giro di speed date. Ve l'ho detto, questa è la parte più succulenta perché è la parte che proprio ci fa conoscere. Ma rimangono poi ancora 2 giochi, signori. Partiamo con il terzo giro. Dai, diamo del ritmo. Vada. Vado. Giri. Gira la ruota. Yeah. Hobby. Vai. Allora, io, come ho già detto, sono un'illustratrice, apprendista, autrice, quel che sia. Come hobby, leggo tantissimo. Sono una Potterhead, quindi sono molto fissata con il mondo di Harry Potter. Sono piena di gadget di Harry Potter, però devo anche essere sincera, sono un po' incazzata con le ultime uscite che ha fatto la Rowling con comitanza con altre agenzie. Sono totalmente d'accordo. Perfetto, e quindi mi capirai da Potterhead che insomma... bello schifo. Comunque io vivo in campagna, nonostante mi sia trasferita a Milano, attualmente mi trovo in Sicilia, quindi io mi piace passeggiare, mi piace stare in giro, non ho un hobby preciso perché secondo me è abbastanza limitante. Doversi dare un hobby e limitarsi per l'appunto soltanto a quello. Io mi butto su molti fronti, mi piace testarmi ogni giorno, mi piace sperimentare ogni giorno. Ti dico solo che la settimana scorsa sono andata nella spazzatura, ho preso delle casse e mi sono costruita. Dove sei andata? Sono andata nell'angolo della spazzatura e ci sono delle casse, le ho pulite, le ho disinfettate e ho fatto un divano. Ti si può appoggiare? No. Nel senso, è abbastanza scomodo, però ti posso assicurare
che nella forma è un divano. Ok, quindi fai da te bricolage. Sì, nel senso mi piace, non mi do un hobby preciso, per me ogni persona comunque, non lo so, dare delle definizioni, che sia un hobby, che sia un carattere, è abbastanza limitante, ribadisco. Ogni persona è fatta da più venature, da più sfumature, quindi di conseguenza ogni giorno sperimentare può far solo che bene. E definirsi invece è soltanto un limite che si dà a se stesso e alle proprie capacità. Madonna, quindi c'è la poesia più... comunque armena, attenzione. Attenzione, le venature importanti. Oh, so cogliona, ma cerco ogni tanto anche di essere un po' più lucida. No, a parte gli scherzi, non bisogna sempre buttarsi in qualsiasi cosa, anche se si pensa che non si sia capaci. Secondo me il miglior modo per superare un limite è per l'appunto provarci. Ok, è scontato. Esatto, sì, sicuramente è scontato. Però al tempo stesso anche perché non se è neanche... ci, magari provandoci puoi trovare degli hobby che non pensavi di avere. Ma sì, ma guarda, io per esempio, io soffro di una patologia della pelle. Penso che sia... Ecco, sono così rispondiamo in chat che erano domandavano, sono lentiggini, cosa sono? Ok, io soffro di una patologia della pelle da 3 anni. È una patologia della pelle dovuta a un post-disturbo alimentare... Quindi per questo faccio parte anche di CA. Inizialmente ho fatto una presentazione che sicuramente è balzata in modo superficiale, ma non volevo essere pesante. Comunque, fatto sta che comunque la mia situazione attuale è che soffro di questa patologia della pelle, molto rara, e sono delle macchie cutanee dovute a uno sbalzo ormoni. Sono stata male, sono stata anche operata, tutto eccetera eccetera, non voglio cadere in dei cliché, posso dire soltanto che ad oggi il 2020 per molti è stato un anno difficile, anche per me lo è stato, ma al tempo stesso è stato un anno molto bello, perché ho avuto il tempo necessario per avere una consapevolezza del mio essere, di me stessa, del guardarmi allo specchio, perché questa patologia non è una patologia che si manifesta nel tempo, ma dall'oggi al domani, quindi di abituarmi all'immagine che avessi davanti e soprattutto all'accettarla e ad amarmi. Ci sono delle emozioni in questo format. Posso dire comunque, che... ci sono delle emozioni. Posso dire soltanto che per quanto riguarda le macchie, tanto per velocizzare le persone, molte persone danno per scontato ciò che si ha di fronte, quindi di conseguenza si dà per scontato che una determinata cosa che si vede possa essere una determinata, cioè si danno per scontato determinate cose, punto e basta. Scusate, sono intrippata perché è un argomento che mi destabilizza. Un consiglio che vorrei dare è di soltanto... se vedete qualcosa che non vi è conosciuto davanti, non giudicate, chiedete in modo gentile e soprattutto abbracciate quello che è differente, tutto qua. Comunque no, non sono lentiggi, non sono tatuaggi, e sono così, sono bella. Bene, abbiamo la nostra chiusura. Okay. Brava, sono... Siamo a Chiaretta. Vadi, estragga, peschi, giri. Obby, abbiamo già fatto? No. Ha rotto le palle, sto Obby. Lo cambiamo, dai. Ma l'abbiamo già fatto 3 volte, Obby. Sì, rotto il cazzo, andiamo avanti. Giro io? Posso girare una volta? No, è la mia cosa. Va bene, vado. Anche futuro. Ma posso scegliere vai. Io? Ex! Via, così! Ma è la ruota più futura e truccata della storia! La ruota più truccata di tutti! Sì, potrebbe succedere anche che scelgo io. Andate! Per quanto riguarda gli ex, si possono contare su 2 dita, perché sono 2. Ah, come me! Fantastico! Allora, una storia è durata per quasi 3 anni e mezzo, facciamo 4, ed è stata la più importante perché è stata la prima in cui mi sono veramente innamorata, o almeno ero convinta di essere innamorata, perché a dare l'amore ero solo io, ma a riceverne era, non lo so, lui e basta. E me ne sono resa conto e tirata fuori
per fortuna non troppo tardi, ma neanche troppo presto per prendere delle belle batoste. E quando è finita? Quanto tempo è passato? È finita due anni fa. Ed è stata una brutta rottura per lui, perché mi ha tormentato per un bel po' e non è stato facile. Però adesso sono libera, una ragazza indipendente, perché ha delle soddisfazioni mie, e mi sono presa le mie rivincite. E infatti la seconda relazione, anche se pure è stata breve per tipo uno o due mesi, è stata anche quella atroce, perché insisteva anche lui. Non lo so, io ai ragazzi faccio una cosa strana, non lo so, nel senso, li faccio infatuare, ma non so perché, perché ce ne sono tantissime come le ragazze bellissime che ci sono qua con me, che sono molto meglio di me, quindi io dico, vi lascio, ma ce ne sono di meglio, cioè non mi rompete le scatole, non statemi addosso, perché io vorrei vivere e stare con qualcuno che mi ami davvero, non per il mio corpo, e basta. Non ti sottovalutare, no. Scema. Non mi sottovaluto, però ce ne sono davvero di meglio, anche di carattere, perché ma davvero... No. A parte che qua in questa chiamata l'unico che fa cagare sono io. Non è vero, il resto, assolutamente, nulla da dire. Tantissimo, Luca. Guarda che hai un bellissimo sguardo, mi sembri un orsetto proprio coccoloso, l'ho scritto anche. Chiara sta usando veramente tutte le armi che ha a disposizione. Orsacchiotto, no, teneroso, cos'era? Sì, è un coccolone, mi sembri un orsacchiotto tutto da spupazzare. A me piacciono ragazzi come te, perché... non lo so, boh, mi dai una bella impressione. E poi, sinceramente, tu mi vedi una ragazza dal viso pulito, ma sotto veramente faccio schifo, nel senso, sono una porca che faccio veramente schifo. Ma chiudiamo la trasmissione! Chiudiamo tutto! Chiudiamo tutto! Cosa mi sono perso? Penso il momento più alto del programma. Chi ha detto che è una porca? Matt, ma proprio così, fa tutto il discorsetto. Ma c'ho il viso d'angelo... ma non mi sottovalutare, perché sotto sono veramente una porca. Ma io vi svelo una cosa, che tutte le donne sotto hanno brava al loro lato. Grandissimo, lo siamo tutti, ma non lo ammettiamo. L'importante è essere con le persone giuste. Mi possono contare su due dita gli unici ragazzi con cui sono stato, due. Ah, io ho avuto due relazioni serie, poi servirebbero altre dita per contare le avventure, però serie sono state due. Ma ti sei fatta mezzo Torino, se non sbaglio, No, di più di mezzo. È il momento di Silvia, quindi andiamo a scegliere l'argomento. Vai. Se la ruota non sarà interessante, scelgo io, Scelgo io. Figure di merda. Però questo ha già risposto prima, in realtà. Ok, è vero. Hai solo quelle? E allora no. Non hai solo quelle? Allora. E allora prego. E allora vai. Ci facci ridere. Oddio, tanto. Allora, questa me ne pentirò per tutta la vita, lo so. Allora, stavo al 18esimo e avevo bevuto talmente tanto che, vabbè, fatto sta che a ogni tavolo ci stava da bere non stop. Tutto il tavolo beveva solo birra, io solo vino. Io ho fatto la foto con la festeggiata, con la torta, poi sono andata in bagno, sono uscita dal bagno e stavano rimettendo tutto a posto. Quanto sei stata in bagno? Non lo so, sarò svenuta, però stavano sistemando tutto. E ti hanno lasciato lì? A quanto pare sì. Quando mi sono ripresa sono andata piano piano, per quanto si può dire piano piano, e non ci stava più niente. Cioè tu sei uscita dal bagno e non c'era più nessuno. Non c'era più la festa? Ma tipo svenuta in bagno. Non c'è neanche più lei adesso, è proprio... L'hanno lasciata lì. Finta bene, così. Lo prendiamo come un sì. Vabbè Luca, ce ne vuoi raccontare una te? Ne hai tante, ma... Una che non è conosciuta, sì. Qualcosa. Allora, diciamo innanzitutto che per me figura di merda deve essere una cosa veramente... elevata, perché nel senso, gente come Mehmet che si mette le parrucche, si trucca, sì, va in mezzo alla strada, cioè mi vesto da Miley Cyrus, lecco martelli, cioè abbiamo una soglia della figura di merda molto del molto pudore alta, molto alta, sì. Diciamo che forse la figura di merda più grande l'ho fatta quando avevo 15-16 anni,
quando avevo fatto, cioè avevo appena finito di fare sesso, e il cane mi ha, cioè ha preso il preservativo, il cane che era per terra, e l'ha portato da mia madre, ed è stato abbastanza imbarazzante, anche perché a 15 anni, quando le prime volte, le prime esperienze, fai tutto di nascosto, poi ti arriva il cane e ti prende il preservativo e te lo porta direttamente da, da tua madre. Rimani un po' sconvolto. Sì. Attenzione, che ci sono degli ultrasuoni, ultrasuoni di balene. Oh, vado a chiudere le porte che potrebbero arrivare dei cani. va bene, signori, diamo un'accelerata a questo format che ce la stiamo prendendo troppo comoda. Grazie Silvia, ho sbagliato camo come sempre. Grazie Silvia, la tua risata penso rimarrà negli annali di questo format. Abbiamo il nostro ultimo speed date di questa prima puntata con Miriam, prego. Guarda, stavolta la guardiamo tutti insieme. Ma neanche a farla apposta, signori, ex, uno degli argomenti più ambiti di questo speed date. Prego, 3 minuti, siate bravi, concisi. Allora, diciamo che a differenza di Chiara, che è capitato prima il tema ex, io forse sono un pelino più navigata, ma forse perché sono un po' più grande, diciamo. E allora, fidanzati seri, diciamo, seri, tre... Poi vabbè, ho avuto altre frequentazioni meno importanti, ma diciamo che nessuna relazione mi è arrivata ai 2 anni. Mi sono sempre fermata prima. No. La famosa diciamo che maledizione dei 2 anni. La crisi dei 2 anni. Ma io alla fine ci sono arrivata a crederci, non so come sto parlando, perché quando si avvicina l'anno mi viene l'ansia, dovuta anche ai comportamenti. Io non sono una santa, cioè non sono perfetta. Quindi sei tu che scappi. Ho sempre lasciato io, sì. Ma in mia difesa posso dire che ognuno a modo loro mi ha, diciamo, un po' privata della libertà di essere chi volevo essere io. Con la violenza verbale, anche pesante, chi perché non condivideva le mie passioni e quindi non mi piace, che schifo, e quindi... E, diciamo, l'ultimo che ha detto: scegli, o fai il teatro oppure stai con me. Indovinate che cosa ho scelto? C'è il poster dietro che lo testimonia. Hai fatto bene. Diciamo che ho sempre messo davanti l'amore per me stessa, l'amore per le cose che voglio fare io, piuttosto che l'amore per una persona che mi dice no, devi stare a casa con me, devi guardare i film che voglio vedere io, non ti devi addormentare se ti annoiano, donna schiava zitta e lava, insomma tutte queste cose non sono parte di me, quindi... Hai mai tradito? Preferisco. E allora il poster dietro praticamente. Sì, una volta sola e me ne pento ancora adesso, cioè ancora ci piango per quella cosa, sto male. Può succedere, cioè... No raga, non mi fate piangere. No, nessuno ti vuole far piangere, l'ho solo chiesto io, cioè scusate, distraggo un attimo e succede un dramma. Ho fatto una domanda, perché... ho chiesto se aveva tradito. Ah, ok. Perché mi rendo conto che non è una cosa bella. No, vabbè, ma diciamo che magari sei anche stata portata a tradire. Sì, sì, sì. Però nel mio errore ho fatto la cosa giusta di lasciarlo neanche una settimana dopo, perché non volevo che stesse con una persona che non gli dava quello che gli doveva dare, diciamo. Perfetto, giusto giusto nei 3 minuti. Applauso. Caro Luca, ancora una volta sei tu che hai la patata bollente in mano, devi scegliere per l'ultima volta, per la prima puntata. La patata ce l'abbiamo lo tutte. Speed date che ti ha convinto di più di questo terzo ma e ultimo di Luca round. Bollente. Chiara? Applausi. Quel suono porco! Devo dire che ha funzionato! Ma come sei frivolo, Matt? Ma secondo te, conoscendomi, ho dato 2 punti per quella frase? Sì! Sì! Quanto sì. Mi conosce bene. Assolutamente sì. 2 punti e Chiara quindi prende i nostri 2 punti e va a 4, riequilibrando un po' la classifica. Adesso è il momento del voto della chat. Siamo 4.000 ancora? Miriam. Siamo 4.000, quasi 5.000, quasi caro Luca. Posso dire una cosa? Sì. Scusati in quadro. Sono molto 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 contento, molto? Perché
sta cosa del fatto fate i numeri perché ci sono i programmi, fate i numeri perché con le reaction. Ma stasera abbiamo dimostrato che facciamo i numeri perché siamo bravi! Ma posso dire che fate i numeri perché state pieni di figa oggi? E perché c'è la figa, sì, quello va detto. Sì, non volevo dirlo perché... Perché se non c'è la figa... Lo dico io, non vi preoccupate, lo dico io. È vero. Sondaggio terminato, vince ancora una volta Sonia. Oh, grande Sonia! Al momento Sonia sembra essere la favorita della chat. Adesso passiamo al quarto gioco e sarete voi. Luca verrà un attimo escluso e la chat diventa ancora più protagonista perché abbiamo il quarto gioco. Lancio la sigla e poi ve lo spiego. Tutto questo, che è successo ai miei capelli? Questo sacco. Abbiamo il gioco 4, ovvero convinci la giuria. Mentre Miriam si domanda cosa è successo ai suoi capelli, vi spiego il gioco. Convinci la giuria, ovvero adesso, sempre a turno, hanno scelte delle domande che farete voi in chat. Tre domande a testa per le nostre ragazze. Alla fine delle tre domande, ognuna di loro farà una specie di appello, una ringa finale, da cui il nome convinci la giuria. Dovranno convincervi a votare la ragazza che meglio sta con Luca. Credete sia la vera anima gemella che di Luca. Sta con Luca. Ma non ce la faccio più, ma non vedi quante cose devo fare. Mi si incrocia. Si incrociano, no? La prima protagonista, come sempre, è Sonia. Cosa ti piace di più di un uomo? Cosa cerchi? Cosa ti attrae? Come già ho detto in precedenza, mi dà molto fastidio. Cioè, non lo so, io sono una persona che va molte sensazioni, quindi non mi interessa quello che ho di fronte. Però se dovessi scegliere a livello fisico qualcuno, non mi piacciono i fisicati, ma non mi piacciono. Andiamo! E Luca esulta! No! Fanculo fisicati! No! No, veramente, a me piacciono i ragazzi con la panza. Non mi chiedete perché, non mi piacciono, mi eccitano, eccetera, eccetera. Non vado a... non voglio andare oltre. Mi piacciono le persone genuine, quindi non costruite. Perché talvolta mi rendo conto che quando mi rapporto con qualcun altro... Molto spesso quando si conosce una persona, quella persona si propone come una, come chissà che cosa, e poi, cioè, si plasma in un certo senso. Io preferisco le persone che si rapportano in modo tale che rappresentino già ciò che sono, no? Non so se mi sia spiegata. Sì, io non ho capito un cazzo, però vabbè. No, l'ho capito. Altra domanda, le tue paure più grandi? I clown... Yagi, anche se sono sono tatuata in tutto il corpo, ma Yagi. No, neanche la morte, neanche lo stare sola. Strano però gli Yagi. Anche Luca pure degli Yagi, tra l'altro, perché posso andarti a livello scientifico. Io ho paura degli Yagi, ma infatti non mi tatuo. Ma non c'entra, no, e qui vado, cioè nel senso Yagi, ma Yagi mi prelevo nel sangue, mi fanno cagare in mano. Io mi giro dalla quelli parte. Quelli che mi tatuano hanno una diversa pressione, vanno a un livello differente. Però una cosa che mi fa veramente paura, a parte i clown, non dico la morte, ma il post morte, il sapere cosa le persone sapranno, cioè cosa lascerò. Sì, oppure... cosa lascerò? Okay. È più un'ansia, non è una paura, è un'ansia. Oppure hai paura che qualcuno venga a far sesso al cimitero dove ci sei te? Cosa? Hai paura che qualcuno venga a far sesso sulla tua lapide al cimitero? Ma no, ma Beatuiggio, vada. Cioè, gli faccio sciapò al massimo. Tuo difetto peggiore? Il mio? No, il mio. Vuoi dire il tuo, Matt? Sono una persona molto impaziente. Non ho pazienza, ho bisogno... Sì, sono una persona impaziente. Io devo fare tutto e subito e mi rendo conto che talvolta cerco di bruciare i tempi. Ed è sbagliato, perché, ripeto, ormai ho raggiunto una consapevolezza tale che mi fa capire che comunque le cose debbano essere raggiunte step dopo step. Però al tempo stesso io devo molto lavorarci su questa cosa. Io devo... Deve. Cioè, devo fare... Lei deve. Va bene, adesso hai 30 secondi per convincere la chat
che sei tu quella giusta per Luca. Ragazzi, sono sbagliata. Io non sono giusta in niente. Io sono sbagliata in ogni fronte. Perché potrei essere giusta? Non lo so. Non lo so, però datemi una gioia nella vita, in qualsiasi, cioè, per me, ragazzi, studio, lavoro, cioè, io stamattina, ogni mattina mi sveglio alle 6, finisco alle 8, ma mi date una gioia? Ma non è giusto vivere così, ma per favore, ma date? E comunque, in ogni caso, Luca è dolce, comunque, per quello che ho percepito, è dolce, è carino, è simpatico, datemi questa possibilità, ragazzi. Ma per favore, ma un cristiano che sembra fuori dal vivo, chissà che è un pezzo di merda per lui, ma è in ginocchio, prego. Che implora. È in ginocchio da te. Va bene, Sonia, grazie. Passiamo. Un applauso. Alla nostra amica Chiara. Ho paura per l'appello finale di Chiara, però... Come descriveresti la vita perfetta? La vita perfetta, la perfezione non esiste in nulla, ma di cosa che preferirei nella mia vita, cioè che mi appagherebbe proprio tanto, sarebbe sentirmi per l'appunto realizzata sul fattore sentimentale, cioè non arrivare frustrata ai 40 anni e dire... che cosa ho fatto della mia vita, ma aver famiglia, averla proprio cercata e voluta insieme al mio compagno, non arrivare a un punto di non sopportare più la persona che amo, ma di amarla giorno per giorno e crescere insieme a lui, e soprattutto di essere appagata anche con il lavoro, perché come ho detto prima, facendo quello che faccio ora non sono soddisfatta, però mi mantengo da vivere, diciamo, e quindi mi accontento per ora. Va bene. Oddio, ho perso la domanda, era bellissima. Cerchiamo una domanda. Ce l'ho, un po' piccante se vogliamo, però potrebbe essere... Le dimensioni contano? Posso dirti di no? Per me non contano, mi basta che lo sappia usare. Luca, lo sai usare? Però le dimensioni ci sono. Ah beh, quello... Allora, Luca fa chiarezza. È già un buon punto di partenza. Le dimensioni per me non fanno la differenza, però se lo sai usare e ci sono pure le dimensioni, oh, io sono a cavallo e ti monto pure se vuoi. Mi sta cadendo tutto! Signori di Twitch! Signori, io mi dischiavi! C'è comunque del bollentismo, si può dire così? Del bollentismo! Una domanda era, sei gelosa? Sono gelosa se me ne si dà da modo, diciamo. Io ti do tutta la fiducia del mondo, ma se poi pian piano mi fai perdere la fiducia, divento una iena. Com'è giusto che sia. Anche per te, Chiara, 30 secondi per convincere la chat... Nell'ecito, mi raccomando, per dicevo, convincere la chat che sei tu quella giusta per il nostro caro Luca. Vai! Allora, di giusto non so cosa sia per Luca, so che posso dargli tanto amore se lui mostra qualcosa nei miei confronti che gli può piacere, quindi posso dire che gli darei proprio... la strada libera per conquistarmi e io sarei proprio a fianco a lui, mano nella mano, ad accompagnarlo in questo cammino. Beh. Va bene, io metterei applausi. Mi sta anche a scherzo. giusto per cambiare. Vabbè. Grazie Chiara. La prima, cara Silvia, è come affronteresti il fatto che Luca è un personaggio esposto, vabbè, non siamo a livelli di Hollywood, però comunque dai, qualcuno lo conosce. Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che con quello che faccio, non dico che sono esposta allo stesso livello, però comunque nel mio piccolo sono conosciuta. Forse non metterei tutto in piazza come farebbero gli altri, cioè sono molto riservata se fosse in coppia. Certo, si fa vedere nell'esito e il resto rimane tra me e lui. Ok. Luca, vuoi rispondere a qualcosa? È la risposta che volevo su una domanda del genere. Esatto. Questa seconda domanda devo dire che
l'apprezzo particolarmente. Silvia, cos'è il fuorigioco? non lo so, cioè non sono... Prova, inventa, improvvisazione. Anche io non lo so, vai tranquilla. Quando tirano il pallone da un'altra parte invece della porta. Potrebbe essere, nel senso, potrebbe essere. Sì, non vedo un Luca molto convinto, ma... Me lo ricordavo diverso. Va bene, diciamo che ci ha provato. Questo messaggio presenta problemi di moderazione. Vabbè, non riesco a imprimere, ma la domanda era... Il tuo più grande rimpianto? Ah, non è... Quando ero più piccola, soffrendo di bullismo e tutto annesso, e avrei voluto avere il coraggio di rispondere subito senza arrivare a farmi del male da sola. Quindi, però, grazie a quel percorso sono la persona di oggi. Concordo. Silvia, anche per te, sì. 30 secondi per cominciare la chat, che sei tu la persona giusta per il nostro look. Prego. Allora, posso dire una cosa? Che al di fuori posso sembrare una persona molto timida, impacciata e ansiosa, però poi se mi conosci mi dici Silvia basta. E la cosa che posso dire è che ho notato che a differenza di YouTube e di quando sei andato al primo appuntamento, secondo me sei... non tante persone vedono la persona che sei interiormente. La cosa che ho percepito è che hai tanto altro, però che solo in pochi conoscono. Quindi secondo me su questo punto ci troviamo abbastanza. Quindi credo che qualsiasi cosa ho qualcuno di simile vicino. Ok, perfetto. Quindi tu sei sbaglio o meno. Grazie, bella risposta, giusto. Mi è piaciuta. Sì, ma lo possiamo dire che essere l'ultima è un bel... rotto le palle però, eh! Cavolo! Sempre l'ultima. Sei una che la dà via subito o la fai un po' desiderare? La faccio desiderare il giusto, in base alla situazione, in base alla persona che ho davanti e in base a quante la vuole. Se la vuole tanto, gliela faccio desiderare. Se la vuole di meno, gliela faccio desiderare un po' meno. Però se la vuole assai... E se non la vuole? No, Iado. Mi sembra giusto, onesto. Tu, Miriam, sei di... Ricordami? Vivo a Bari attualmente. Vivo a Bari. Ma sono quindi, fretto misto. La domanda è calzante, perché come colmeresti la distanza... Ho già avuto una relazione a distanza e per me non è assolutamente un problema. Mi metto sul primo treno disponibile e vado. Chiara, concisa e spedita. Anzi, c'è anche l'aeroporto qui a Bari, quindi ci metterei anche meno. I voli non costano poi così tanto. Lavoro, sono indipendente, prendo un biglietto e vado. Poi, tra l'altro, sono abbastanza girovaga, quindi non vedrei difficile la possibilità di prendere e trasferirmi, se la cosa dovesse farsi importante. Perfetto. Non riesco a trovare la terza domanda perché i nostri amici sono dei maiali. Sì, lo so. Quante domande su qual è la sua taglia di seno sono arrivate? Tante. Poi, dai, se vuoi ce la puoi dire, non è un problema. Posso darla come risposta bonus? Ma possiamo andare avanti con via mai. Sei, signori. Non si fermava più. Sei un bel numero. La domanda, quella vera, non quella bonus: quanto contano i soldi in una relazione? Lo dico senza falsa retorica, contano veramente poco. Perché non servono né cene costose né niente. Anzi, la possibilità di farsi il mazzo in due per riuscire a costruire quello che si deve costruire, credo che sia la cosa più bella. Cioè sudarsi magari un viaggio insieme o, non lo so, sudarsi magari in futuro la possibilità di avere una casa, pagarsela insieme, è una cosa bellissima secondo me.
costruisce e solidifica il rapporto. 30 secondi anche per te per convincere la chat che sei quella giusta per Luca. In realtà io non so se sono quella giusta per Luca, ma penso che potremmo completarci bene insieme, nel senso che secondo me Luca è una persona molto paziente e sopporterebbe il mio essere così esuberante, sempre con la testa fra le nuvole, quindi secondo me lui mi riuscirebbe a riportare un po' con i piedi per terra, a contenermi, e io sono strasicura di poter essere quella che nei momenti più difficili gli fa tornare il sorriso, non gli fa pensare alle cose brutte, ma anzi se lo coccola e gli dà tutto quello di cui ha bisogno in quel momento. Dalla risata... Che dolcezza per questo Luca, ma vedi che c'è gente che ti brama, eh? Non l'avrei mai detto. Che ti lamenti, che ti vuole coccolare. Signori, è arrivato quel momento. Ma tra l'altro, io ho un piccolo fetish per la barba, quindi... Fetish per la barba anche? Fetish per la barba. Provano tutte però, vedo. Signori, è arrivato quel momento, perché tornate protagonisti, dovete votare il vostro, anzi la vostra ragazza preferita dopo questo quarto gioco. Adesso non mi ricordo, un punto, due punti perché vale tanto, chat due vota. punti, questa quindi, volta Luca non vota. Via il sondaggio, è partito. Signore, che dire, siamo quasi all'ultimo gioco. Quando ha finito di votare posso dire a chi avrei dato io i punti? Sì, guarda, ti inquadro e ti dico. No, aspetta che finisce la chat, non vorrei influire. Va bene, allora guarda, lo stoppo. Dimmi. Io li avrei dati a Silvia. Tu li avresti dati a Silvia, perché? Perché mi è piaciuto che ha notato una cosa di me che magari molti non notano. Quindi ha visto la differenza che c'è stata di vedere Luca magari a primo appuntamento in una situazione diversa che vedere il Luca su YouTube, che tutti conoscono sempre, che lei ha notato questa cosa qua. Ci sta anche perché chi fa il nostro lavoro è una cosa che teniamo molto molto diciamo sotto una lente di ingrandimento. Esatto. Sì. Nel senso, cercare di capire e trovare quella persona che ti vede come una persona e non come il personaggio. Esatto, bravo. Grazie. E lei questa cosa l'ha fatta notare. Questa cosa sì, l'ha fatta notare, devo dire che anche a me mi era piaciuta. Sì, la chat è coerente con se stessa questa sera, continua imperterrita a votare. Il punto va ancora una volta a Sonia. Applauso! Che lei è direttamente dal cesso. Sonia vince direttamente dal cesso. Mentre Sonia va a fare la pipì, mentre pulisce la patafiocca. Ha vinto Sonia! Sonia! È l'ultimo gioco. È l'omaggio. No. Eh sì, signore, perché l'ultimo gioco è sintonia. Volevamo chiudere in bellezza con una delle cose che amiamo di più, che sono sempre piaciute, diciamo, del nostro canale. Sintonia andrà a sondare. Silvia ci sta per lasciare. Andremo a sondare con metodi veramente scientifici, di ricerche canadesi, norvegesi, università armene, polacche, chi delle quattro ragazze ha più sintonia con Luca. Come lo faremo? Col fantastico gioco dei mimi. Ebbene sì, perché le nostre ragazze una volta a testa mimeranno due film e Luca dovrà indovinarli. Ovviamente Luca non sa assolutamente nulla, solo io e Stefania sappiamo i film che sono stati scelti. Però tutti sapete che io sono scarso. Due film a testa, partiamo come sempre da Sonia. Stiamo sistemando un attimo la capeglia. Posso mettermi così, si vede? Puoi metterti come cazzo vuoi, questo è il tuo gioco. È il tuo gioco, il tuo form. Ok, vai, sì. Siamo pronti. Siamo pronti? 3, 2, 1, via. Stai correndo? Stai ballando? Stai ballando, sì. Ok. Ma italiano... Balla coi lupi. Ed è giusto. Applauso. Bravissimo. Secondo film, vada. Che ha? Non lo so, spacca. Cos'è, sbucata? Non lo so. È nata una storia. Ah, lo sta facendo bene. Sì? Ma non capisco il gesto iniziale, cos'è? Sta picchiando? Ma guarda, è cult, non puoi sbagliare. Ho capito. Cucù.
Qualcuno volò sul nido del cuculo. Quasi. È finito il tempo. Stop, finito il tempo. Era Shining. Ma dai, te l'ha fatto benissimo. Dica. Posso far vedere una cosa? Sì, io mi ero preparata una scenografia, tipo... Beh, la scenografia la potevi usare. Ecco, così. Sto male. Molto bello, molto bello. Ricordiamo che quello, tra l'altro, è il divano. Sì, quello è il divano. Sì. Allora, Sonia un punto perché ha indovinato solo un film, possiamo già dirlo, è raggiungibile. Sonia è una delle due pretendenti, ok, finali, perché ha 10 punti, è raggiungibile, quindi sicuramente sarà una delle due pretendenti. Passiamo a Chiara, che con un Unplane potrebbe pareggiare e andare a insidiare Miriam. Attenzione, sì. Un occhiale importante, devo dire, ma questi sono pareri personali di un Matt che non conta niente all'interno di questo format, quindi via. C'è del non detto, eh? Fin troppo, direi. C'è del non detto. Guarda. Ma cos'è? Ma è un film che posso dire? Sì. Quante parole ha? Digli quante parole ha, se no non indovina mai più. C'è del non detto. Quattro. Cos'è? Il Diavolo Veste Prada? Ma come hai fatto? Attenzione! Fatto! Bravo, bravo! Dai, ancora 20 secondi! Vai Chiara! Vero, ancora 20 vero, secondi! Occhio. Che cazzo? Occhio. Non lo so. Occhi. Insomma. Ma non ho capito se ci sta provando o sta mamma. Fine del tempo. Non lo so fare, non l'ho visto, l'ho letto Arancia Meccanica. Ah! Vabbè, ma lei mi deve studiare un po', così. Mi deve studiare. Me l'hai detto mentre ero al lavoro non potevo fare un cavolo. C'è della penalizzazione nei confronti di Chiara. Tra l'altro il primo l'ho indovinato proprio. Un punto per la nostra Chiara. Adoro, Luca. Mi leggi nel pensiero. Anche per te un minutino. Quando vuoi, via. La regina? No. Una corona? Quasi. Cos'è la passione di Cristo? No. Dite quante parole ha, aiutatelo, anello. Il signore degli anelli? Sono confuso. Non lo so, ho mal di testa. Dove guardi? Ok. Non riesco a capire questo gesto, cioè corona. Cioè quasi. Ma sai che io non me lo ricordo, cosa sta facendo? Neanche io l'ho capito. Ma l'ha visto solo lei. A me sembra, cioè non lo so, ho visto una corona in lontananza con degli anelli. Signore, il tempo sta per scadere. E il tempo è scaduto. E niente. Silvia cos'era? Principe cerca moglie. Il principe cerca moglie. Aveva senso. L'ha fatto bene. E niente. Però era difficile. Silvia, 0 punti. Mi spiace. Rimane a 3 la nostra cara Silvia. Ma questo è un gioco. Niente più. L'amore può scoccare anche quando meno te l'aspetti. Anche se sei ultima in classifica, l'amore può nascere lo stesso. Applauso. Miriam. State a animare i tuoi due film. Hai anche tu un minuto di tempo. 3, 2, 1, via. Ciampo? Psycho? Psycho! Bravissimo! Era facile. Vai con l'altro. Secondo. Non è felicissima. È triste? No, tristissima. Belle? Picchia? Insulta? Urla? È incazzatissima. Canta. Shallow. A Star is Born. No. È vecchio, è più vecchio. Scrivi. Stai scrivendo. C'è la parola scrivere nel titolo? No, ok.
mano, palmo. Scrivi sul carta. Sei duro di le coach. Pagine della nostra vita. Insomma, ce l'hai non detto. Io sto pregando che non esca quella pera di fuori. Brava. E stop al tempo. Il diario di Bridget Jones. Il diario di Bridget Jones. Aspetta, c'era qualcosa, ripeti. Non ci sarei arrivato neanche dopo un anno. Miriam un punto però. E quindi signori, con il punto di Miriam è ufficiale. Sonia e Miriam sono le due finaliste della scelta di Luca. Applauso! Un poco felice Miriam. Devo dire che è stato bello, mi siete piaciute tutte, per il personale, è stato divertente, come molto. Primo esperimento mi sono divertito, siete state veramente tutte brave. Ed io vi stato faccio un applauso, il mio conta poco, ma vi faccio un applauso. Vai! E vi ringrazio perché è stato molto carino, molto carino. Vuoi che dico prima la motivazione e poi il nome? Sì. Cercando di non far capire... Posso mettere mani, ma io ricordo che comunque questo è un gioco. Ovviamente. Può capitare, molto probabile, che magari tra le due persone che arrivano alla fine non c'è realmente la preferita di Luca, perché l'abbiamo strutturato come un gioco. Questo poi sta a voi scoprirlo, cioè tra di voi, perché a me non me ne interessa assolutamente un cazzo. Quindi se ovviamente Luca poi vorrà sentire un'altra ragazza, nessuno glielo vieta. Spero però che il gioco in qualche modo indirizzi la scelta. Beh, innanzitutto ecco. Voglio ringraziare tutte e quattro, perché è vero, è stata una puntata... Non pensavo fosse così difficile, nel senso... E le altre saranno ancora peggio. No, le altre saranno facilitate. Infatti. Oddio, magari cambiamo qualcosa, perché chi lo sa, eh? Lo scopriremo. Allora. Prego. Vuoi una telecamera dedicata? Beh, sto per dire la scelta, quindi Sonia e Miriam. Sonia e Miriam, vuoi dirmi il perché prima di dire il nome? Fai tu, puoi fare quello che vuoi. Allora, devo dire che nell'ambito dei 5 giochi, alcuni punti non li ho dati io, quindi poteva magari succedere che arrivavano due che io non avrei scelto tra le prime due. Sì. E in realtà siamo arrivati con le due che avevo il dubbio, di cui avevo il dubbio. Avresti scelto comunque loro? Una delle due, che è quella sì, che tra già... queste due c'è una che avresti scelto? Sì. Ok, l'importante è questo. Ce n'è però una esclusa che avresti scelto? Sì. Ok, quindi non detto funziona. Così sembra... C'è una terza... È funzionato a metà. C'è una terza che avresti scelto? Sì. Ok. Dirò sempre sì. Ha funzionato a metà. Allora... Con questa persona devo dire che nel terzo gioco. Sì, che è quello fondamentale. Che in realtà è quello fondamentale, perché alla fine le domande e tutto, puoi anche non saperle. Lì ho iniziato al terzo gioco, ho deciso chi sceglievo. Sì. Che è rullo di tamburi fake. Non so farlo, raga. Oh. È uno dei tamburi più brutto della storia. Oh. Sonia. Sonia! Applauso! Lo sapevo. Sonia che non vince mai un cazzo. Ora sono come Bridget Jones. Ora la vince il cazzo. Sì, metto loro due. Oh, cane! Sonia, dici qualcosa. È mutata Sonia, geniale, genio, geniale. Genio Sonia, genio, grande, Sonia, 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 sei mutata, non ti sentiamo? Ah! Insomma, vabbè, a livello di stupidità ci siamo, comunque, più o meno. Hai visto che ho scelto la persona giusta? Esatto. No, la cosa che volevo dire è che mi ricordo che una volta Matt disse, ma io... Io ho detto, ovviamente in ogni puntata ho messo, secondo me, chi è più affine a Luca, cercando di equilibrare e tutte le puntate. E io sono affine secondo te? No, lo saprai alla fine di tutte le puntate. Intanto io ho scritto tutto, signore, aspettami in quadro. Ma il pronostico che hai fatto di questa puntata lo dirai stasera? Ditemi voi, io ho il pezzo di carta scritto lì. Secondo me sì. Ok, va bene, lo faccio vedere. Allora, vi spiego, raga, praticamente me e Stefania, prima della puntata... Domanda.
Posso fare una domanda a Luca? Lo spiego. Sì, sì, aspetta, vuole scusate, fare una lo spiego, lo spiego. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è Sonia che vuole fare una domanda. Dimmi, dimmi. Dimmi. Luca, perché hai scelto me? Ok, li lascio da soli, scusate. Ho sentito della tensione. Allora, perché ti ho scelto perché ho visto in te un po' di me. Ti spiego. Hai quel lato cazzaro. Mi è ricaduta la fotocamera. Dove cazzo è andata? Non lo sto parlando con un bicchiere. Cosa sta succedendo? Tra l'altro lei beve sciroppo. Non so. Siamo? No, ragazzi, è il cane che ha 12 anni, quindi è, ok, un po' esuberante. Ok, ci sono. Perché okay, hai scelto me? Allora, ho scelto te perché ho rivisto in tante cose me stesso. Ti spiego. Il fattore di essere cazzaro, però avere anche delle sfumature più serie, è una cosa che per me è fondamentale anche nell'altra persona. Che devi sapere essere cazzaro, ma devi anche sapere essere serio nei momenti che contano. E questa cosa in te l'ho vista. E poi devo dire che nei tre minuti c'è stato il più botta e risposta con te che ho avuto con le altre, magari. Hai parlato più con lei che... Con lei, vero? C'è stata più chimica, diciamola così. Di tempo ho parlato più con lei. Non di tempo, dico di chimica. Ah, sì, poi quindi... c'è stato anche più tempo sì. Perché... Vabbè, sì. Se l'è preso, però dai, l'argomento anche perché sono era giusto. Logorroica, però è vero che sicuramente per quanto riguarda ciò che dice Luca è anche vero. Cioè, nel senso... Sogna viene proprio al centro dell'inquadratura che non ti si vede. Il cazzaro e l'essere serio in certe circostanze. Quindi sì. Quindi ho capito, non sono totalmente scemo, qualcosa ho capito. Lo volete vedere il mio sondaggio? Dovete già procreare sì. Una prova? No, cioè... pure. Ok. Ero curiosa, scusate. Allora, rispiego. Io all'inizio di ogni puntata faccio il mio pronostico e Ste ha fatto il suo. Ste aveva scelto Chiara. All'inizio ovviamente non sapendo niente di nessuno. Vedendovi ci è sembrata la persona più adatta. Non so se si vede. Quella che avrebbe scelto Luca. Due, Ste ha detto due. E due. Grazie. Chiara. Io ovviamente ci ho preso. Uno. Ovvero Sonia. Ah, allora la prima puntata hai indovinato già. La prima puntata hai indovinato, spero di fare l'unplay perché vuol dire che allora qualcosa capisco. Nel senso so i tuoi gusti. Signori, è stato veramente un piacere, mi raccomando, se dovrete fare dei bambini, fateli diventare degli infatti, youtuber perché abbiamo bisogno di fare. Io ti chiedo a te perché sei il conduttore, sì. È il creatore del format. Sì. Io ovviamente adesso fino alla finale, io sì. Non potrò sentirmi con nessuno. No. Allora, sarebbe giusto, sarebbe giusto non poterti sentire con nessuno, sarebbe più giusto. Perché poi va a influenzare la scelta delle prossime. Anche perché ti senti con Sonia, nella seconda puntata arriva tua moglie, che ne sai? Che fai? Che fai? Non è giusto nei confronti di Sonia, quindi attenzione, qua si entra nel torbido, dovrai tenere i pantaloni chiusi, pisello dentro, continuare a toccarti, ben tanto sei abituato, quindi ancora non per un pochino. Più, meno. Ancora per un pochino, Luca resisti, cerchiamo di fare le puntate molto veloci. Okay, poi capito. Fate un po' come cazzo vuole. Fa bene al metabolismo eventualmente. Ah, comunque. Fa bene al metabolismo. Tu hai capito, ti scrivo su Facebook. Perché io non capisco un cazzo? Come ho fatto a capire ti scrivo su Facebook? Non lo so, io veramente. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo. Grazie davvero. È stato veramente un piacere. Spero vi siate divertite. Spero che questo format sia piaciuto anche alla chat. Datemi poi feedback sui nostri social nel gruppo sub. Questo format, signori, attenzione, torna mercoledì con la seconda puntata. Quindi quattro nuove ragazze. Mercoledì siamo di nuovo qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un applauso. Ragazze, non uscite, rimanete che io sto stacco la live e ci facciamo una chiacchiera. Ciao! Ciao, ciao ragazzi!